Buonasera. Allora, la prima mezz'ora trattiamo le interrogazioni. Grazie. Sì, allora buonasera, trattiamo la prima interrogazione presentata dalla consigliera Titta Ferrante relativa alla verifica dei parcometri. La consigliera ha facoltà di illustrarla, prego. Buonasera a tutti. Molti cittadini ci contattano a proposito della carenza dei parcheggi, soprattutto nelle zone molto frequentate. In particolare i cittadini delle zone prossime a Sesto Rondò, via Fratelli Bandiera, via Romani, rivelano che ci sono pochi parcheggi per i residenti, riservati ai residenti, facilitazioni che invece si ritrovano in altre aree della città. In zona Sesto Rondò, la zona Sesto Rondò è la più problematica. La fermata della metropolitana richiama molta gente e chi abita nelle vicinanze non ha la possibilità neanche di fatto di lasciare l'automobile in strada per il tempo necessario per portare a casa le borse della spesa, se non lasciando il parcheggio, l'auto parcheggiata in un parcheggio a pagamento. Proprio per questo problema segnalo due cittadini che in maggio e in luglio ci hanno avvicinati proprio per sottolineare il disagio che hanno avuto, perché il parcheggio, il parchimetro o parcometro, come vogliamo chiamarlo, era rotto, non era usabile. Nel primo caso c'era scritto proprio su un foglio che il parchimetro non era funzionante e si suggeriva di andare nel parchimetro vicino, che distava 4 minuti. La signora è andata all'altro parchimetro, questo parchimetro mettendo dentro le monetine le rigettava e quindi non ha avuto modo neanche di avere lo scontrino. Torna, tra andata e ritorno, torna vicino alla macchina e ha trovato una bella multa di 40 euro e quindi lei non ha potuto neanche fare ricorso perché non aveva lo scontrino a testimonianza del via vai che aveva fatto. 2 mesi dopo, lo stesso problema nello stesso parchimetro, quindi ecco, la segnalazione era anche in funzione di questo. Stesso parchimetro, in questo caso non funzionava il display, è stato usato lo stesso mettendo la monetina, ma non ha erogato lo scontrino e anzi si è mangiata la monetina. Allora la persona in un foglio A4 ha scritto parchimetro non funzionante, l'ha messo sul cruscotto, dopo 20 minuti, che è il tempo necessario per fare quello che doveva fare, si è trovata una bella multa di 40 euro. Ecco, la domanda era se si verificano e come si verificano periodicamente la funzionalità dei parchimetri, quindi se sono efficienti oppure no, appurare se è vero che sono stati multati dei cittadini nonostante che il parchimetro non fosse funzionante, e come terza domanda era se si predisponevano, se si potevano disporre appunto delle iniziative, delle soluzioni affinché questi disagi non si ripetano. Grazie. Grazie, risponde l'assessore Piano. Prego.
Grazie Presidente. Rispondo in sostituzione dell'assessore Marini che questa sera non c'è e faccio presente alla consigliera che intanto il servizio di controllo sui parchimetri è affidato dall'amministrazione alla cooperativa Lo Sciame e che gran parte dei parchimetri, fra cui quelli della zona che lei ha citato, sono dotati di un sistema di tracciabilità che consente di verificarne il funzionamento. A campione e comunque periodicamente gli uffici possono consultare i dati, prelevano diciamo, i dati che sono diciamo, estraibili da questi sistemi proprio per monitorare il funzionamento dei parchimetri e talvolta, ma devo dire in casi del tutto episodici, è stato segnalato il malfunzionamento e il malfunzionamento è stato rimosso, nel senso l'apparecchio è stato sistemato. Per quanto ci riguarda, alla Polizia Locale non risulta che siano state effettuate sanzioni in località dove i parchimetri erano guasti, quindi noi non abbiamo evidenza di questa notizia. Vi sono stati due casi nei quali noi abbiamo potuto ricevere direttamente queste segnalazioni e siamo andati ad estrarre il dato per verificare se all'epoca i parchimetri fossero funzionanti e sono risultati funzionanti. Quello che possiamo fare è intensificare il controllo al fine di rendere sempre più certo il dato che ci viene offerto dai parchimetri che sono presenti sul nostro territorio. Riferisco anche, perché questo come dire, è un dato importante, che in ogni caso i parchimetri non sono mai isolati ma si trovano a distanza ravvicinata uno dall'altro e questo è, come dire, è stato voluto dall'amministrazione comunale proprio per ovviare a quell'inconveniente che quando non funziona uno almeno il cittadino può recarsi nell'altro che non è normalmente a una distanza così elevata. Prendiamo nota della sua segnalazione e continuiamo nella verifica. Insomma, comunque l'ufficio mobilità è molto attento nel tenere in debita considerazione quelle che sono le segnalazioni che provengono da lei così come dai cittadini se stessi. Grazie Assessore. Consigliere, la facoltà di replica, prego. Ah, perché sono io. Ecco. Sì, volevo segnalare che mi ha contattato il dottor Jonathan Monti, il quale devo ringraziare, il quale è stato molto, molto, molto chiaro, molto esplicito, mi ha specificato tutta una serie di cose, tra cui il fatto che questo servizio di monitoraggio, diciamo questa verifica remota che fanno, non la possono fare proprio su questi parchimetri in via Fratelli Bandiera, perché sono, cioè, contrariamente a tutti gli altri, questi sono questi e quelli di Piazza qui del Comune, sono gli unici che non possono essere verificabili con questo sistema remoto. Lui è stato molto esplicito, mi ha chiarito diversi punti. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che queste segnalazioni non possono essere lasciate al singolo cittadino che non sa né dove andare a segnalare e comunque sono fatte a posteriori. Bisognerebbe, e questo è quello che mi auguro venga messo in atto, attuare un sistema strutturato di comunicazione di questi servizi, anche ad esempio con un semplice adesivo sul parchimetro, un numero di telefono, un contatto da chiamare immediatamente, in modo tale che ci sia questa possibilità di segnalazione diretta. Ecco, la segnalazione non dovrebbe venire al cittadino, ma dovrebbero esserci appunto delle verifiche, vuoi appunto dagli ausiliari oppure dai vigili che sono in circolazione. Ecco, l'altra cosa che mi ha precisato è che non è la polizia locale che si occupa di fare le multe, ma sono gli ausiliari che sono dipendenti della società Lo Sciame. Quindi io mi auguro che sotto questo aspetto ci sia un miglioramento, ecco, per evitare che si ripetano queste cose. Grazie.
Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 7, presentata dal consigliere Gianvecchio, relativa a chiarimenti su rimozione forzata dei veicoli del nostro comune. Dovrebbe esserci all'ordine del giorno anche una mia interrogazione, che è la numero 4, di cui io avevo ricevuto risposta qualche tempo fa e che... Ok, grazie. Consigliere Gianvecchi, può illustrare, prego. Sì, grazie Presidente. L'interrogazione è stata fatta sotto segnalazione di alcuni cittadini, quali si lamentavano di una situazione quanto anomala. Le macchine che vengono rimosse, per giusta causa vengono rimosse perché sono comunque in divieto di sosta, però l'anomalia che viene segnalata è che queste macchine non vengono portate nel territorio sestese, ma vengono trasportate nel territorio di Monza, con un'aggiunta di spesa a chilometro del trasporto delle autovetture, e in più, con l'aggravante che per raggiungere Monza, insomma, non è che sia molto, molto agevole. Quindi chiedevo come mai, pur essendo di Sesto San Giovanni, questa ditta autorizzata trasporti nel comune di Monza. E quanto previsto dal disciplinare articolo 5, che poi io non sono riuscito a trovare, perché disciplinare, ma di che cosa disciplinare, no? Quindi anche questa qua, perché se questa ditta qua con residenza con sede a Sesto, ma dovesse avere un deposito a Lodi, cosa faccio? Io vado a Lodi a prendermi la macchina e pago tot a chilometro per andare a prenderla, mi sembra neanche corretto. Ecco, questo è la mia. Grazie consigliere Gianvecchio, risponde l'assessore Piano, prego. Grazie Presidente. Consigliere Gianvecchio, non c'è il pericolo che lei debba andare a Lodi a riprendere la macchina qualora dovessero portargliela via. Noi abbiamo un bando che prevede appunto un deposito nel circondario. In questo caso la ditta che ha vinto l'appalto, la ditta Mauro Demolizioni SRL, ne ha due. Uno che utilizza in via prioritaria e che si trova a Sesto San Giovanni, in via San Maurizio all'Ambro, e poi ha un secondo deposito che utilizza in via sussidiaria che si trova a Monza. Quando il deposito di Sesto San Giovanni è saturo, oppure diciamo gli operatori che sono addetti a portare le macchine in quel sito, come dire, sono tutti impegnati, certamente alcune macchine vengono spostate nel territorio di Monza ai confini, credo, con Monza. Il capitolato d'appalto non può prevedere certamente che le ditte aggiudicatrici abbiano un deposito necessariamente nella nostra città, ma è necessario che lo abbiano nelle vicinanze. Il disciplinare a cui lei fa riferimento è il disciplinare del capitolato, che prevede appunto che si possano avere dei siti che siano ragionevolmente vicini al comune di Sesto San Giovanni. Quindi, diciamo, contrariamente ad altri comuni, noi abbiamo oggi una ditta che ha fortunatamente un deposito nella nostra città, ed è quello dove vengono trasportati il gran numero, la maggior parte dei veicoli che vengono rimossi, e poi in via residuale il deposito di Monza, dove probabilmente sono finite quelle auto che le sono state segnalate probabilmente dai conducenti. Non credo che si possa fare diversamente neanche per il futuro, proprio perché dobbiamo tenere conto della platea di coloro che svolgono questo servizio in un raggio d'azione ragionevole. Consigliere Gianvecchio, la facoltà di replica, prego. Sì, probabilmente queste tre persone sono state sfortunate, sono andate tutti a Monza a ritirarsi la macchina, e non vorrei pensare a male, però mi auguro, ecco, che almeno si faccia pressione su questa ditta di mantenere nella zona di Sesto San Giovanni le autovetture, e mi auguro che queste persone non sbaglino più e non se la facciano portare via. Grazie. Prego, assessore.
raccolgo il suggerimento e mi adopero di conseguenza. Grazie. Passiamo alla numero 10, presentata dal consigliere Di Stefano, relativa all'elettrodotto di via Sottocorno. Consigliere, ha facoltà di illustrarla, prego. Sì, grazie. Dopo tutte le varie situazioni che si erano create, sapevo che era stata demandata a Terna lo studio di fattibilità per quanto riguardava l'interramento. Io questa sera ho ricevuto anche il CD che dovrebbero essere due progetti alternativi, infatti volevo capire se il Comune di Sesto si era già attivato con l'ente parco della Media Valle dell'Ambro, che insieme al Comune di Sesto e al Comune di Milano hanno chiesto lo studio di fattibilità, i tempi eventualmente, se ci sono stati dei tavoli tecnici già organizzati, se si sa se si possono avere delle indicazioni, delle delucidazioni sulla disponibilità dei tre enti, anzi io direi due, perché poi sono i due comuni quelli che dovrebbero avere le risorse per affrontare l'interramento, così come previsto per legge. E dato che dallo studio emerge che ci sono due tipologie di progetti, uno più costoso e uno di maggior accesso dal punto di vista economico, accessibilità dal punto di vista economico, il primo, quello più costoso, dovrebbe prevede l'interramento di 1,3 km e ha un costo di 4,5 milioni, mentre il secondo prevede l'interramento di 600 metri di linea, però andrebbe già distante da quella che è tutta la parte residenziale e abitativa, quindi anche dal punto di vista delle onde elettromagnetiche andrebbe a ridurre o a togliere completamente l'esposizione che hanno i residenti, e prevederebbe anche un costo inferiore rispetto ai 4,5 milioni del primo progetto. Volevo capire se da questi tavoli con col Comune di Milano e il Parco sono emerse delle criticità per affrontare la spesa di interramento, ed eventualmente come intendono recuperare, se hanno un progetto in mente per la sostenibilità economica del progetto di interramento. Grazie. Grazie consigliere Di Stefano. Risponde l'assessora Iannizzi, prego. Grazie presidente, buonasera. Dunque, rispetto a lei, ha ricevuto insomma la nostra risposta. Il progetto di cui parla, insomma quello di Massima per l'interramento introdotto, è arrivato ai nostri uffici comune, in amministrazione, all'inizio di gennaio. Quindi poi insomma ci sono stati dei tempi tecnici in cui chiaramente c'è stato il passaggio che ha dato la possibilità ai nostri uffici tecnici di poterlo vedere. Quindi di fatto è cominciata l'analisi del progetto che anche lei insomma ha ricevuto oggi, proprio perché no, stiamo anche predisponendo il materiale in formato come quello che lei ha citato, il CD, proprio perché è molto grosso ed è molto voluminoso, e se no, visto che le richieste di accesso agli atti sono state diverse, no, era anche poi una spesa economica, insomma. Quindi, dicevo, l'analisi del progetto da parte degli uffici insomma è iniziata di fatto da fine, più o meno da metà, insomma fine gennaio, ed è attualmente in corso, per cui attualmente non abbiamo ancora in mano tutti gli elementi che ci consentono di trarre le conclusioni finali rispetto anche alle considerazioni che giustamente insomma il consigliere Di Stefano stava facendo. Tra l'altro, come le abbiamo anche scritto, il progetto è arrivato in due copie, ma è arrivato solo all'amministrazione di Sesto, non è arrivato neanche al Comune di Milano, per cui l'altro passaggio ulteriore che abbiamo chiaramente dovuto fare è stato quello di portare il progetto a Milano, che quindi l'ha avuto
ancora dopo, insomma, per i motivi che dicevo prima, insomma, e per i tempi tecnici. Quindi il Comune di Milano lo ha cominciato, insomma, a analizzare dopo ancora, insomma, di noi. Per cui in questo momento quello che si può dire è che i tecnici stanno analizzando, no, il progetto. Era previsto poi un primo incontro, insomma, di confronto con l'amministrazione milanese, intendo un incontro alla presenza anche nostra, quindi non soltanto quella dei tecnici, a fine gennaio. A fine gennaio c'è stato l'incontro, insomma, con l'assessore De Cesaris e i tecnici, con noi, insomma, dell'amministrazione, e si è cominciato un po', come dire, a delineare quello che potrà essere il futuro, però, come dire, senza ancora dei dati poi in mano. Per cui, insomma, ci siamo ridati un tempo per poter concludere l'iter di istruttoria e di analisi dei progetti da parte di entrambi i comuni, anche chiaramente insieme, per poi, sulla base chiaramente di dati più certi, andare a definire in maniera più chiara quale potrà essere la strada. Di tutto questo è importante, sono sempre stati tenuti tenuto informato il comitato che abbiamo incontrato proprio anche insieme al sindaco qua in amministrazione, in comune, e al quale, insomma, si è chiaramente illustrato un po', insomma, quello che era il percorso, che quel momento, insomma, è lo stesso in cui attualmente di fatto ci troviamo. Consigliere Di Stefano, la facoltà di replica. Sì, grazie Presidente. No, grazie Assessore. Più che altro volevo capire, ma ai tavoli tecnici, i comitati, visto che hanno anche loro dei tecnici, potrebbero dare un contributo importante dal punto di vista, appunto, della situazione, della criticità della situazione? Sono invitati o li incontrate poi in separata sede? Poi dell'amministrazione comunale di Sesto, perché secondo me sarebbe un valore aggiunto avere i tecnici dei comitati, che sono quelli che poi hanno avviato tutto il procedimento di rilevazione dei dati e quant'altro. Grazie. Prego, l'assessore, se vuole rispondere, prego. Sì, allora, attualmente chiaramente i nostri tecnici ne stanno prendendo visione, e anche i tecnici del comune, no? Come è normale che sia, poi quando arriva comunque un progetto sicuramente deve essere visionato. Ciò non toglie che siamo assolutamente disponibili al confronto con i tecnici del comitato. Tra l'altro abbiamo anche già un altro incontro fissato con loro, proprio in cui ci hanno già detto che vogliono anche dirci, insomma, alcune loro considerazioni più tecniche, evidentemente, rispetto al progetto. Quindi loro il progetto ce l'hanno, certo, assolutamente. Cioè, hanno fatto una richiesta di accesso agli atti e gli è stato dato. Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dalla consigliera Franciosi relativa alla tariffazione acqua pubblica. La consigliera ha facoltà di illustrarla, prego. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione, così come una serie di accessi agli atti che sono stati fatti da me e da altri consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, fanno parte di un'azione di controllo che noi come gruppo della provincia di Milano abbiamo deciso di svolgere a livello del controllo dell'applicazione corretta dell'esito referendario sull'acqua pubblica. Questa azione in realtà è iniziata in seguito a quello che è successo la scorsa estate nella provincia di Monza Brianza. Infatti i gruppi locali hanno iniziato a controllare le condizioni che avrebbero portato alla fusione di Brianza Acque con le altre società locali, che di fatto è la stessa fusione che c'è stata tra Cacup Holding nella scorsa primavera, e hanno notato che qualcosa non andava, tanto è vero che hanno presentato un ricorso al TAR per impugnare l'atto di assegnazione a Brianza Acque del servizio idrico Brianzolo. Detto questo, che di fatto è la premessa che ha portato i gruppi della provincia a iniziare ad andare più a fondo rispetto a Cacup Holding, abbiamo iniziato io, il consigliere di Cernusco e il consigliere di Brugherio un'azione
un po' più mirata su appunto Capholding, e abbiamo iniziato a guardare i dati estrapolabili dai bilanci pubblicati sul sito internet della società, in modo da appunto andare a vedere se era possibile valutare in base ai profitti, se i profitti venivano poi reinvestiti nella società, se venivano utilizzati per altri scopi e quindi fare sostanzialmente lucro, oppure se venivano restituiti sotto forma di sconti della tariffazione. Abbiamo poi saputo anche direttamente dal dottor Falcone in commissione a Brugherio che gli utili di Capholding si dovrebbero attestare sul 12%. Quindi dal momento che a seguito del referendum che si è celebrato a giugno del 2011 è di stato di fatto abrogata la possibilità di fare profitti sull'acqua pubblica, abbiamo voluto chiedervi di riferire in merito alla modalità di restituzione delle tariffe applicate in modo retroattivo che hanno contribuito a determinare i sovrapprofitti, di riferire relativamente alla restituzione della quota tariffaria eccedente la remunerazione del capitale investito che appare evidente dai bilanci di Capholding e AmiAcque e che si pone in antitesi con la volontà popolare espressasi con il referendum. Grazie. Grazie al consigliere Franciosi, risponde il sindaco. Ringrazio la consigliera Franciosi, la risposta che è stata data dopo aver trasmesso il testo dell'interrogazione direttamente all'ente gestore Capholding, che quindi ha risposto, una risposta molto tecnica, puntuale e precisa. Credo, spero, soddisfacente, quindi chiedo, non sto a leggerla perché veramente si entra in tecnicismi, giustamente, no? Nell'azione di controllo di un consigliere comunale ci sta, e chiedo alla consigliera se rimane soddisfatta, se siete soddisfatti, se il gruppo è soddisfatto della risposta, nel qual caso eventualmente fate altre richieste, approfondimenti, che vi saranno date ulteriori informazioni. Grazie. Consigliera, facoltà di replica. Grazie, sì, la risposta in sé è soddisfacente, ci sono ancora degli aspetti da chiarire, però il consigliere Monachino, che ha un po' più di tempo libero di quanto non ne abbia io, ha già preso contatto con il dottor Falcone e andrà direttamente poi lui negli uffici per fare degli accessi diretti e entrare un po' più nel dettaglio con l'azienda. Grazie mille. Grazie a lei. Le due interrogazioni presentate sia dalla consigliera Franciosi che dal consigliere La Miranda, che avete già avuto la risposta, le discuteremo al prossimo consiglio che non c'è l'assessore. Grazie. Sì. Però adesso i capigruppi. E allora la parola al segretario generale per l'appello nominale, prego. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, sì, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, no, Nossa, no, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, presente, sì. Tittaferrante, Turraco, Tremolada, Vavassori, Sedici. Presenti. E 9. Allora, consiglieri presenti 16, assenti 9. La seduta è valida. Sì. Sì, allora occorrono 3 scrutatori, 2 dalla maggioranza, Vavassori, Pastorino, scrutatore, dottor Di Stefano.
Adesso invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Allora, la scorsa settimana nella nostra città, in via Cesare da Sesto, si è verificato un tragico incidente stradale dove la signora Agnese Scozzaro, madre di 3 bambini, ha perso la vita. Questo drammatico fatto ha colpito profondamente tutta la comunità di Sesto San Giovanni e per questo, in ricordo della signora Agnese Scozzaro, chiede che sia osservato un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. La parola al sindaco per comunicazione, prego. Grazie Presidente, buonasera. Allora, la dichiarazione che voglio fare a inizio di consiglio riguarda alcuni accadimenti che sono avvenuti nella nostra città, in particolare sull'occupazione dello stabile dell'ex Impregilo e sulle problematiche in generale del riuso degli edifici. Allora, ritengo quindi svolgere in apertura di seduta consigliare una breve comunicazione nel merito. Questa scelta, quella dell'occupazione, non può in alcun modo essere condivisa né dalla Giunta né dal Sindaco di questa città. Abbiamo peraltro cercato, per quanto di nostra competenza, di prevenire l'episodio, sia promuovendo un costante contatto con l'insieme delle forze dell'ordine, sia segnalando il tema al signor Prefetto. Ciò premesso, non intendo sottrarmi al complesso di temi che sono sottesi ad un'iniziativa sbagliata, ma che meritano un approfondimento dall'emergenza abitativa al riuso degli edifici dismessi.
In tema di emergenza abitativa ribadisco con chiarezza che questo problema nel nostro comune viene, seppur faticosamente, come i consiglieri comunali sanno, tenuto sotto controllo, soprattutto per l'impegno che l'amministrazione ha messo in campo negli anni e che tuttora mantiene, considerandolo fra le sue priorità. Certo, la crisi economica morde anche in questo ambito, ma il tema della casa non ci ha mai trovato impreparati. E sulle politiche abitative l'investimento economico del nostro comune nel corso degli anni è stato molto molto elevato. Riepilogo velocemente i principali interventi attuati o in via di attuazione, precisando peraltro che gli sfratti richiesti nell'anno passato sono stati 130, 85 dei quali hanno trovato esecuzione, ma le persone sfrattate hanno anche e soprattutto per intervento del comune trovato una diversa soluzione abitativa. Un numero importante e purtroppo in crescita, ma ben inferiore rispetto alle cifre mirabolanti circolate in questi giorni su alcuni siti online di Facebook. Occorre prima di tutto evidenziare il rilevante patrimonio di edilizia popolare del Comune, circa 950 appartamenti al quale si affianca quello dell'Aler, 1500 appartamenti nella nostra città. Tale patrimonio, dopo quello di Rozzano, è il più rilevante della provincia di Milano. L'utilizzo dello strumento delle sublocazioni, cioè appartamenti che il Comune affitta da proprietari privati e che mette a disposizione di persone sfrattate temporaneamente, fin quando non è possibile collocare in un'abitazione pubblica, ha dato risposta a 53 famiglie. Nei prossimi giorni approveremo un avviso pubblico per reperire altri appartamenti da destinare a tale scopo. Prosegue la messa a disposizione di cittadini privi di abitazione o sfrattati di appartamenti di proprietà dell'Aler che hanno bisogno di interventi di ristrutturazione, dei quali i locatari si fanno carico. Questo tipo di assegnazione, denominata in stato di fatto, ha dato alloggio a 40 famiglie. Prosegue il progetto Locare, con il quale il Comune si rende garante dell'obbligazione del locatario. Fin qui è stata data risposta a 14 famiglie. Cercheremo di ampliare tale soluzione anche attraverso il coinvolgimento di un maggior numero di istituti bancari. Si conferma l'utilizzo, in caso di necessità non altrimenti affrontabile, delle residenze di Puccini e via Bellini, nonché della casa alloggio Don Sandro Mezzanotti. Si sta rendendo stringente il confronto con Aler per arrivare all'affidamento dei lavori sull'area dell'ex casa di plastica. Sul piano dell'iniziativa politica, il vice sindaco ed assessore alla casa, Felice Cagliani, verrà sentito giovedì 13 febbraio dalla quinta commissione del Consiglio regionale proprio sui temi abitativi. Si tratta di un'audizione promossa dal nostro comune insieme ad altri enti locali limitrofi. In questo contesto non si può non evidenziare come da molti anni diversi governi non hanno sviluppato per nulla una politica nazionale sui temi abitativi e men che meno su quelli del riuso degli edifici. L'assenza di tali politiche e delle risorse finanziarie atte a sopportarle condiziona con grande pesantezza la situazione attuale che si scarica tutta sugli enti locali. Per quanto concerne la problematica del riuso degli edifici, ritengo che si tratti di un tema vero e serio, come più volte l'abbiamo affrontato, ancorché posto con un'iniziativa, ripeto, sbagliata e per nulla condivisibile. Ne sono talmente convinta che ho già incontrato la proprietà dello stabile occupato nelle scorse settimane per sollecitarne un uso effettivo e preferibilmente con finalità sociali. In questa sede affermo con forza che le responsabilità delle proprietà immobiliari che a Sesto come altrove hanno lasciato in condizioni di abbandono e degrado interi stabili è estremamente pesante. Ritengo peraltro che tale tema debba essere posto a livello di città metropolitana o almeno di area vasta, anche per sviluppare le iniziative necessarie al reperimento di risorse che sostengono il riutilizzo delle aree, risorse delle quali i singoli comuni sono già sostanzialmente privi. Concludo impegnandomi a tenere il Consiglio puntualmente informato sugli sviluppi sia del problema contingente che della nostra iniziativa politico-amministrativa sui temi abitativi. Grazie. Grazie al Sindaco. Passiamo alle delibere. Sì, allora su richiesta dell'Assessore mi è stato chiesto di discutere prima la delibera indicata al punto 2. Se nulla osta, inverto il numero. La numero 2 la trattiamo subito. Va bene? Grazie.
Allora, delibera sul regolamento delle manifestazioni fieristiche locali. La parola al relatore di commissione, consigliere Vavassori. Prego. Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutte e a tutti. Con la delibera di questa sera si intende approvare il regolamento sulle manifestazioni fieristiche locali, che nasce dalla bozza di un elaborato della precedente consigliatura, in particolare dal lavoro svolto dal tavolo del commercio delle attività delle attività produttive, presieduto dall'allora presidente, la consigliera Pennasi. L'attuale tavolo del commercio, di cui fanno parte le associazioni del territorio che si occupano appunto di commercio, dai rappresentanti degli ambulanti, che tra l'altro sono coinvolti in prima persona in questo regolamento, da Sesto Proloquio, dai consiglieri di maggioranza e di minoranza. Tutti insieme, partendo da quella bozza, hanno lavorato insieme con l'assessore Montrasio e con i suoi uffici per redigere il regolamento che ora ci viene posto in esame. Il testo definitivo è stato inviato a tutti i rappresentanti del tavolo e non ricevendo alcuna segnalazione in merito, è stato quindi approvato dalla Giunta. L'obiettivo che ci si era posti era di approvare il testo in consiglio a dicembre. Non si è però riusciti e quindi si è ritenuto opportuno inserirlo nel primo consiglio utile del corrente anno. L'obiettivo del presente regolamento è quello di elevare l'offerta dei mercati straordinari per evitare che siano la duplicazione dei mercati già esistenti su via lungo la settimana, una maggiore integrazione con il territorio e una regolarità per chi sta su strada. Poi si è cercato anche di disciplinare meglio la parte degli oneri da sostenere, specie per eventuali deviazioni di linee di autobus durante queste manifestazioni. Durante la commissione non è stato rilevato pressoché nulla, se non una piccola domanda, una piccola precisazione, siccome tra i punti in cui è composto questo regolamento c'è quello che si dice che qualora ci siano più richieste per una stessa data, viene privilegiata la richiesta che è stata redatta prima, è stata consegnata prima. Ecco, su questo era stato chiesto se non era possibile cercare anche di privilegiare chi magari ha fatto un'unica richiesta rispetto a chi invece ha fatto più richieste. È stato spiegato che questa cosa non è possibile perché risponde a un regolamento regionale che prevede appunto che chi prima arriva meglio alloggia. Basta, grazie. Grazie al consigliere Vavassori. Dichiaro aperto il dibattito su questa delibera. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Allora, sicuramente questa delibera è stata condivisa dal tavolo del commercio e sicuramente quello che è emerso è stata una richiesta di elevare la qualità dell'offerta, come spiegava il consigliere Presidente Vavassori, ed integrarla con le altre attività che si svolgono normalmente sul territorio, perché le feste, le fiere, le iniziative sono quel qualcosa in più che può dare visibilità, creare passaggio e sono portatrici di bellezze se sono svolte in maniera ordinata e con una certa razionalità negli interventi. Sono importanti perché lasciano nella memoria della gente un ricordo e quindi possono portare poi le persone a tornare a vivere nei nostri quartieri e a frequentarli.
Devo dire che in questo tavolo e su questo argomento ho visto un cambio di passo da parte dei commercianti, che hanno dimostrato sicuramente più apertura e un'apertura di vedute su quello che potrebbero essere gli eventi che si svolgono nella nostra città. Voglio però usare questo momento per portare all'attenzione di questo Consiglio, della Giunta e del Sindaco l'urgenza che c'è però di una programmazione, di un progetto concreto per il commercio, di cui peraltro facciamo fatica a trovare traccia nelle linee programmatiche di questa amministrazione e che abbiamo fatto fatica anche a portare avanti durante il tavolo che abbiamo svolto in questo anno. Non ci si può accontentare o accantonare il problema dando la colpa solo alla crisi del paese o agli affitti degli immobili che sono troppo cari. L'ho già detto altre volte e lo ribadisco, per tanti anni gli affitti sono stati proporzionali alla portata economica delle zone. Quello che è venuto a mancare, quello che abbiamo perso negli anni è l'appetibilità e l'attrattività che i nostri quartieri hanno. I nostri cittadini perché dovrebbero passeggiare nelle nostre strade e visitare i nostri quartieri? La domanda è, finita le fabbriche di cui noi abbiamo memoria e che hanno fatto la storia, hanno fatto ricca la nostra città, adesso che cosa facciamo? Più volte ho fatto questa domanda e mi è stato risposto del Campari, della Alstom, dei nuovi insediamenti che ci sono stati. Ma nel tessuto delle vie e delle strade, nei nostri quartieri, che cosa ne vogliamo fare? Queste attività non servono solo a far dire che dobbiamo muoverci per combattere l'evasione fiscale. Queste attività sono le vite anche di molte persone che sono residenti, vivono a Sesto e con il loro lavoro danno lavoro ad altre famiglie. C'è bisogno di sapere dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare, magari ascoltando anche le richieste facilmente realizzabili. Per questo chiedo al tavolo, al suo presidente, ma anche ai consiglieri, di lavorare su una progettualità futura, che tratta anche di regolamenti, di fiere, di luminare e che inizierà a trattare ora anche dei regolamenti delle insegne e di tutti gli altri argomenti che abbiamo affrontato nell'ultimo tavolo. Ma la domanda è, di questo tessuto economico, su questo tessuto economico che comunque fa parte di questa città e ne rappresenta una grossa fetta, che cosa ne vogliamo fare? Io chiedo a tutti un aiuto al tavolo e un aiuto anche ai consiglieri per avere una progettualità futura. Grazie. Grazie alla consigliera Aiosa. Lasciamo aperto ancora il dibattito. Se non ci sono interventi su questa delibera, è stato presentato un emendamento a firma dell'amministrazione del sindaco. Darei la parola all'assessore per illustrarlo un attimo, prego. Sì, grazie. Approfitto anche per ringraziare della disponibilità all'inversione dell'ordine del giorno e anche per scusarmi per il fatto che non riuscirò probabilmente a rimanere fino alla fine della seduta. L'emendamento che abbiamo presentato è squisitamente tecnico, nel senso che essendo slittati i tempi già nel 2014 risulta superata la norma transitoria che è l'ultimo paragrafo del regolamento, per cui le date e le scadenze per la presentazione delle domande in realtà sono già superate, per cui si propone di cambiare la data del 31 gennaio come scadenza per la presentazione delle domande e quindi di prorogarla al 15 febbraio e di l'impegno dell'amministrazione a fare il calendario delle fiere non più entro metà febbraio, ma entro il 28 febbraio. Grazie all'assessore Montrasio. Su questi emendamenti, se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei subito alla votazione dell'emendamento. Prendere posto, per favore, che andiamo in votazione.
Consiglieri, prego. Consigliere La Miranda. Andiamo, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dall'amministrazione. Tecnico, sì. Inizia votazione, prego. Sì. Fine votazione. Presenti al voto 16, contrari nessuno, astenuti 3, favorevoli 13. E nel frattempo il sindaco è il voto favorevole perché aveva dimenticato... No, 13 più 1, 14. Il consiglio approva. Allora, a questa delibera sono stati presentati due ordini del giorno dal gruppo Movimento 5 Stelle. Non sono numerato, comunque la parola al... Non c'è la... il consigliere Cremonesi, se vuole illustrare il primo, prego. Sì, buonasera a tutti. Grazie Presidente. Innanzitutto mi scuso con questa cosa, avremmo voluto condividerli con tutti questi ordini del giorno, solo che siamo entrati, i capigruppo sono andati alla riunione con le associazioni, quindi abbiamo dovuto presentarlo molto in fretta. Allora, il primo, Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta a un'attenzione particolare in merito alle vie di accesso per raggiungere questo tipo di manifestazioni fieristiche, in modo da permettere completo accesso alle suddette anche alle persone con disabilità. Quindi si chiede un'attenzione massima ai problemi dei disabili, fondamentalmente, che devono raggiungere questi luoghi. Valutando opportunamente anche la necessità dell'installazione temporanea di parcheggi pertinenziali per disabili nelle vicinanze dei luoghi scelti. Quindi è una richiesta di un ordine del giorno di questo tipo che tenga in considerazione appunto l'accessibilità delle persone disabili a questi luoghi. Il secondo invece impegna il sindaco e la giunta ad aumentare il più possibile l'impegno già profuso per vietare l'esposizione e la vendita di merce contraffatta, illegale e di dubbia provenienza durante le suddette manifestazioni, e di combattere l'abusivismo garantendo un maggior controllo sulle autorizzazioni e sui permessi alla vendita e all'esposizione. Grazie. Grazie. La parola al sindaco. Prego. Grazie, per dire che entrambi gli ordini del giorno vengono fatti nostri come amministrazione comunale. Grazie. Quindi procediamo con la dichiarazione di voto, perché visto che l'ordine del giorno è stato fatto proprio dall'amministrazione, non si mettono in votazione. Giovani se stesse, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, favorevoli. Grazie. Federazione della Sinistra non c'è. Gruppo Misto, consigliere Antucci, non c'è. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliere Cremonesi, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Gruppo Verso Sesto, consigliere Gianvecchio. Grazie Presidente, il nostro voto favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliera Titta Ferrante. Il nostro parere è favorevole, anche se ci auguriamo che ci sia un rilancio della politica per il commercio, perché questo chiaramente è una cosa condivisa, però riguarda ben poche cose, insomma. Quindi ci auguriamo per un impegno molto più a lungo periodo. Grazie. Grazie. Partito Democratico, consigliere Rivolta. Scusa, consigliere Vavassori. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Colgo ancora l'occasione per ringraziare i componenti dell'attuale tavolo del commercio, la Presidente Pennasi del tavolo del commercio precedente, della scorsa consigliatura, e tutti i componenti anche della scorsa consigliatura per la bozza dalla quale siamo partiti. Grazie. Grazie. Quindi sottopongo a votazione la delibera comprensiva di emendamento approvato. Inizia votazione, prego.
Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 18, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 18. Il Consiglio approva. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 19, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 19. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. L'approvazione. Relazionerà prima la consigliera Pietra e a seguire Caponi. Prego. Grazie, signor Presidente. Allora, mercoledì 29 si sono riunite congiuntamente la prima e la terza commissione consigliare per discutere l'ordine del giorno sull'approvazione delle proposte di modifica al regolamento tariffario al servizio mense. L'assessore Perego ha illustrato il percorso fatto, ribadendo che nelle modifiche proposte rimangono saldi i tre punti fondamentali del regolamento votato in aprile dal Consiglio Comunale. 1. Sistema forfè a sistema consumo. 2. Modifica delle fasce ISEE, fino allo scorso anno vedeva una maxi fascia di fino a 10.000 euro. 3. L'impegno di non fare cassa, ma di continuare a contribuire come amministrazione comunale al pagamento di una parte del costo pranzo, naturalmente a scalare a seconda delle fasce ISEE. Il pasto oggi costa al comune 5,68 euro per i costi diretti, se poi andiamo nei costi indiretti il suo prezzo arriva a 7 euro. L'assessore ha evidenziato l'azione di confronto e di interlocuzione con i genitori attraverso il tavolo dei comitati al quale sono stati invitati presidenti dei consigli d'istituto e comitati genitori delle varie scuole che diciamo rappresentano la parte istituzionale, cioè quei genitori eletti nei vari istituti, sia i comitati spontanei come i genitori attivi. Attraverso questo dialogo e la valutazione di ciò che poteva essere accolto e di ciò che non si è riusciti ad inserire, si è arrivati alla proposta di modifica che oggi viene presentata e che ribadisce due capisaldi della proposta iniziale. Pagamento dei pasti a consumo, non ritenendo giusto che in un periodo di crisi chi, per un qualsiasi motivo, non manda il figlio o la figlia a scuola sia costretto a pagare sia il pasto a scuola sia il pasto che il bambino o la bambina consuma a casa. Differenziazione delle tariffe a seconda delle fasce ISEE, si ribadisce la scelta di differenziare la situazione economica e soprattutto come si va incontro alle famiglie con più figli. Sorry, siccome ho un po' di febbre, mi concentro meglio se c'è un po' più di silenzio, grazie. Infatti noi incontriamo l'articolo 5 che cambia in questo modo l'ex articolo 5. Riduzione tariffaria. In caso di frequenza contemporanea di due o più figli al servizio di ristorazione scolastica si applicano le seguenti riduzioni della tariffa. Secondo figlio riduzione del 30%, prima era del 20%. Terzo figlio riduzione del 60%, prima era del 40%. Nell'articolo 7 andiamo invece alla modifica delle tariffe del servizio della ristorazione scolastica. Dalla fascia sociale alla fascia 5 non incontriamo cambiamenti. Abbiamo una nuova proposta, con la nuova proposta un cambiamento sulla fascia 6 e 7. Nella fascia 6 prima erano compresi i fruitori le cui famiglie avevano un ISEE dai 18.500 euro ai 21.500 euro. È stata creata una fascia più ampia tra i 18.500 euro e i 25.000 euro. In tutela diciamo della fascia più bassa di quella che è considerata la fascia media come reddito, con una tariffa a pasto
di euro 4,95, con un risparmio di 15 centesimi a pasto per chi ha una fascia fino ai 18.500 euro, dai 18.500 euro ai 21.500 euro, e di 55 centesimi per chi ha una fascia ISE dai 21.500 euro ai 25.000 euro. Si è individuata una fascia massima oltre i 25.000 euro con una tariffa giornaliera di 5,30 euro. L'assessore ha poi spiegato la sostenibilità economica della misura proposta, che permette un'ulteriore diversificazione delle fasce ISE. Si parte intanto dall'impegno dell'amministrazione, che l'amministrazione si era assunta di non avere maggiori entrate, poiché lo scopo non era fare cassa con la mensa, ma ridefinire il sistema. Ricordando che gli uffici avevano tracciabilità degli ISE fino a 10.000 euro e che incrociando i dati con le richieste della dote scuole, confrontandoli con gli altri servizi portati su base ISE, avevano avuto la possibilità di tracciare il panorama delle fasce ISE fino ai 18.000 euro. Per le fasce più alte erano ovviamente delle proiezioni. Perego ha spiegato che la previsione fatta per la fascia massima aveva previsto una percentuale minore delle famiglie comprese in questa fascia, che poi si è dimostrata invece superiore. I motivi del perché ci siano tante famiglie in fascia alta è ancora allo studio degli uffici, che registrano un abbassamento della percentuale della stessa in base a un lavoro che stanno compiendo, telefonate alle famiglie, per esempio quelle che hanno chiesto la dote scuola ma non hanno presentato l'ISE, in base agli accertamenti sulla morosità, che ha fatto rilevare che una parte delle famiglie aspettava ancora il MAV o il RID per pagare la mensa. E quindi, nonostante il dibattito cittadino e nonostante le segnalazioni, non aveva ancora registrato i cambiamenti avvenuti. E ci ricordavano gli uffici che le consegne dell'ISE sono ancora in corso. Il fatto di avere una percentuale alta in fascia massima porta maggiori entrate nell'ordine di circa 40.000 euro in più, che permette appunto il variare delle tariffe. A questo si aggiunge un altro aspetto che ha anche un valore, diciamo, etico, e cioè quello che con una più accurata registrazione delle presenze, con le prenotazioni nominali, a mensa si evita di sprecare e di buttare dei pasti non consumati e di conseguenza di non pagarli da parte dell'amministrazione. L'ordine dei pasti risparmiati è di circa 4-5 pasti a scuola al giorno. C'è poi un maggior controllo della morosità, avendo una panoramica completa non a fine anno come avveniva prima. Il fatto di pagare in anticipo permette un controllo costante, soprattutto per quella morosità data da dimenticanza, quindi diciamo involontaria, non una morosità quella voluta. Si è sviluppato, come al solito, un dibattito interessante e che secondo me ha messo in evidenza differenti modi di intendere la cosa pubblica e anche la partecipazione alla spesa pubblica. Cito alcune cose che sono avvenute, per esempio la consigliera Tita Ferrante ha dichiarato di non ritenere giusto che l'aumento gravi solo sulle fasce più alte e che queste famiglie pagano lo sgravio che viene fatto alle famiglie in difficoltà. Sia dall'assessore che da alcuni consiglieri è stato ricordato che il Comune, quindi tutti i cittadini e le cittadine di Sesto, contribuisce alle spese della mensa con 2 milioni e 100 mila euro come negli anni precedenti e che questa scelta di far pagare quasi per intero il prezzo ai redditi più alti è una scelta politica ben precisa d'equità, anche, questo lo aggiungo io, signor Presidente, in fedeltà all'articolo 53 della Costituzione, che recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Nessuno ovviamente paga più del costo del pasto, anzi per tutte le fasce il Comune dà qualcosa, come abbiamo detto prima, a scalare ovviamente secondo i redditi. Principio presente anche nella delibera precedente ed è un principio che avevamo già segnalato come un principio di equità. Si è poi parlato anche del nuovo calcolo dell'ISE, quando entrerà in vigore la nuova normativa. Non entrerà in vigore immediatamente, ma c'è l'impegno dell'amministrazione di rivedere tutti i servizi che tengono conto delle fasce ISE e di valutare, di capire che cosa succederà.
Si è parlato anche del bando che scade nel 2015. La consigliera Franciosi ha portato l'attenzione sui discorsi sentiti in giro tra la gente, la città, ritiro il bambino dalla mensa, do il panino alla schiscetta, in una stanza a parte mangiano quelli che hanno la schiscetta, nell'altra stanza mangiano quelli delle mense, eccetera, chiedendo anche se l'ASL proibiva o permetteva una cosa simile. A un'interrogazione fatta dall'amministrazione l'ASL ha risposto che non può proibire a un genitore di far portare il panino o la schiscetta, però ha ribadito di essere contraria dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista igienico e di educazione all'alimentazione. L'organizzazione del tempo scuola, ricordando che la normativa del tempo pieno prevede le ore di mensa obbligatorie per tutti, questa è la normativa del tempo pieno nella scuola statale, è di competenza delle direzioni didattiche, dei consigli d'istituto e credo che in quegli ambiti vada rilanciata la qualità del tempo pieno e vada riportata la discussione anche sulla qualità e l'importanza del tempo mensa e aggiungerei come docente del dopo mensa, che forse è quasi più importante nelle relazioni pedagogiche con gli insegnanti. Si è chiesto anche controlli sulle dichiarazioni ISE e a questo punto ci è stato detto che è in corso una trattativa, un dialogo con la Guardia di Finanza per approntare un accordo che permetta un maggior controllo. Oggi nei casi di sospetto di anomalie questi casi vengono segnalati all'Agenzia delle Entrate che li assume a carico però a secondo dei suoi programmi sui quali il Comune non può intervenire direttamente. Si è chiesto anche le assenze sono state registrate nel mese di novembre e comparate allo stesso mese del 2012 e su 5 scuole materne sono stati confermati i dati di assenza previsti e nelle scuole elementari, a parte le due scuole dove c'è stata lo sciopero, la protesta eccetera, hanno confermato anche il resto delle scuole i dati previsti che aggira nella media attorno al 15% di assenze. Ecco, anche sull'incontro interlocutorio con i genitori, con i movimenti spontanei, credo si siano evidenziati delle differenze di valutazioni. Per alcuni di noi questo incontro rispetto a una delibera che da subito è stata dichiarata in parte sperimentale, come ricordava la consigliera Antonioli, ha aiutato l'amministrazione ad accogliere ciò che poteva essere accolto e a ridistribuire alle fasce ed aumentare la percentuale di riduzione per il secondo e il terzo figlio. Personalmente, poi io venendo dai movimenti, ritengo una buona politica quella politica dell'amministrazione che sa ascoltare i cittadini e le cittadine che si organizzano per dire delle cose e ritengo anche una buona politica la capacità di cittadini e di cittadine di organizzarsi e di sapersi far ascoltare. Per altri, cito il consigliere Caponi, invece la protesta e i comitati sono stati un elemento non sano, diceva, ma una conseguenza di un errore da parte di tutti, diceva onestamente, nel senso della maggioranza e della... è una relazione, è stata lunga. C'è un limite di tempo? Lei ha ancora 3 minuti, prego. Ritiene necessaria la ritirata delibera e che ritiene su questo errore necessario addirittura ritirare la delibera, azzerare le proposte e prepararla con calma per il prossimo anno in coincidenza con la scadenza del bando. L'assessore ha ribadito che i comitati, la maggioranza dei comitati sono presenti sul territorio da tempo e continuano il colloquio col tavolo di confronto anche su una serie di altri temi proposti per la scuola. E si è poi discusso sulle percentuali che denunciano per ora con la consegna del 51% degli ISE da parte delle famiglie e dei fruttori del servizio ristorazione una forbice tra la fascia sociale che è del 26% e la fascia alta che è del 49%, con il restante 25% spalmato sulle restanti fasce.
E, su questo è stata una considerazione intelligente della consigliera Franciosi, la quale diceva è un dato interessante da guardare. Ricordiamoci che stiamo parlando però di una fotografia dai 30 anni ai 50 anni, nel senso che in questa fotografia mancano poi le generazioni forse anche più protette dal punto di vista del reddito delle persone più anziane. E la richiesta forte di stare attenti a escogitare controlli maggiori per evitare furberie di vario tipo. Una cosa che è venuta fuori dalla consigliera Aiosa, ma raccolta da tutta la, la commissione, anche dal consigliere Romaniello, eccetera, è l'auspicio di un lavoro profondo sul prossimo bando, possibilmente cercando di ridurre il prezzo, di fare un bando in cui il prezzo venga ridotto, magari anche riguardando in modo meno così fissato il problema e il discorso del biologico, cercando di capire anche in questo caso, pensando anche a ciò che poi i ragazzi mangiano, pensando anche a quello forse che è il pasto classico italiano. Chiudo con questo dicendo che a mio parere questa è la miglior mediazione che si poteva fare tra le richieste, sapendo che ovviamente non tutti sono stati accontentati, ma sicuramente la miglior mediazione sul problema delle mense. Grazie, scusate. Grazie, puoi spegnere il microfono, sì. Grazie. La parola al relatore di commissione, consigliere Capone. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io dovrei fare solo alcune integrazioni, perché la relazione della consigliera Pietra è esaustiva per quello che riguarda i contenuti della delibera, direi invece incompleta e un po' fastidiosa per quello che riguarda l'andamento delle commissioni che si è tenuta settimana scorsa. Innanzitutto è bene sottolineare che il documento riassuntivo dei nuovi costi dei pasti divisi per fasce di reddito e l'indicazione degli sgravi per il secondo e terzo figlio sono stati consegnati ai consiglieri comunali soltanto in sede di commissione. A mio parere con un metodo che anche il nuovo anno è sbagliato, perché non ci consente di espletare in modo chiaro e preciso il nostro mandato, in quanto solo in quella in sede di commissione siamo venuti a conoscenza di questo documento, tant'è che le domande e le precisazioni sono venute solo da parte dei consiglieri di minoranza. E questo mi auguro che comunque in futuro non capiti più e sia dato possibilità ai consiglieri di avere i documenti prima di pervenire in sede di commissione. Per quanto riguarda l'andamento dei lavori in commissione, per ciò che riguarda i contenuti, la consigliera Pietra ha riportato quanto indicato nelle tabelle che ci sono state consegnate. Alcune precisazioni. La consigliera Tita Ferrante ha evidenziato come la redistribuzione dei costi non si è equilibrata e colpisce solo due fasce di reddito. E poi una cosa che è stata dimenticata nella relazione di maggioranza è che in commissione sono messi alcuni spunti di riflessione sociologica sull'applicazione dei nuovi criteri di determinazione delle tariffe, ed è proprio strano che sia stato saltato proprio questo argomento, perché sono argomenti etici molto importanti, ovvero la ricaduta, l'impatto emotivo sui ragazzi ritratti dalle famiglie per risparmiare rispetto ai restanti compagni, perché è accaduto anche questo. Noi non possiamo comunque dimenticare che i bambini, i ragazzi possono avere anche dei traumi dall'applicazione di questa nuova delibera, e poi l'impatto sociologico e di raffronto tra i ragazzi che adottano il cosiddetto sistema schiscetta, magari creando delle classi dove i bambini possono andare a mangiare il pasto portato da casa, perché questo è un tema che è emerso tra i genitori, che creerebbe comunque un'ulteriore discriminazione. È vero ed è stato molto importante quello che ha detto la consigliera Franciosi sul fatto che il 26%, e diamo i termini un po' più esatti, consigliera Pietra, delle famiglie ricadono nella fascia ISE sociale e sembra elevato, e quindi i membri dell'opposizione hanno auspicato un maggior controllo perché ci possa essere in futuro maggiore equità nella distribuzione dei costi dei pasti tra le famiglie se stesi. La consigliera Aiosa ha chiesto se nell'ultimo periodo siano aumentate o meno le percentuali di assenza da parte dei funzionari. È stato indicato il mese di novembre. Rispetto a quello che ha riferito la consigliera di maggioranza,
È bene precisare che da parte di alcuni consiglieri dell'opposizione è stato precisato che monitorare e dare un giudizio su un solo mese è veramente riduttivo e non è certamente un elemento di indice statistico che può influire su una positività o meno della delibera proposta dalla maggioranza. Il nostro gruppo politico ha evidenziato tutte queste incongruenze, ha chiesto il ritiro della delibera di giunta, proprio perché si è rivelato fin dall'inizio con delle imprecisioni, perché se è stato predisposto per il secondo o terzo figlio degli sgravi raddoppiando gli importi, significa che allora avevano ragione i genitori fin dall'inizio che hanno protestato sui criteri di determinazione di queste tariffe, perché di fatto ha portato il Comune ad avere una cassa per poi spendere in queste ulteriori distribuzioni. Quindi insomma sarebbe stato opportuno da parte del nostro gruppo ripensare l'applicazione della delibera all'anno successivo con un maggior confronto e dialogo. Su questo punto preciso, visto che la consigliera Pietra ha fatto riferimento al mio intervento, che non ho detto che i comitati non sono sani, ho detto soltanto che se nascono dei comitati spontanei vuol dire che la politica non sa interpretare i bisogni dei cittadini, perché altrimenti i comitati non nascerebbero, e se nasce protesta vuol dire che la politica non sa intercettare i bisogni dei cittadini. Dalla discussione in commissione io dissento da quello che ha riferito la consigliera Pietra, che è emerso un sistema di mediazione per quanto riguarda l'applicazione di questa delibera con queste nuove tariffe, ma in realtà è emerso un dato significativo e un dato politico importante, ovvero che la delibera di giunta nasce da un errore nella determinazione dei criteri di bando che hanno portato le famiglie sestesi a pagare i pasti in misura maggiore rispetto ai comuni limitrofi, e quindi l'auspicio è che con i prossimi bandi l'amministrazione possa essere più attenta, oculata, e farà maggiormente l'interesse dei cittadini sestesi. Grazie. Grazie al consigliere Caponi. La stessa possibilità di tempo ce l'avrebbe l'amministrazione. Assessore, se vuole, dopo. Quindi dichiaro aperto il dibattito su questa delibera. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Come si fa a non essere d'accordo con il principio che sta alla base di questa delibera? Non si può. Chi si può dire contrario ad una tariffa a consumo invece che forfettaria? Paghi quello che consumi, meglio di così. Chi si può dire contrario ad una tariffa che vada incontro a tutte le fasce di reddito e che rimodula il pagamento in base al reddito? Nessuno, perché in una società giusta dove il soccorso sociale è la base, è giusto che chi più ha si faccia carico anche delle spese che chi non ha non si può permettere. E riteniamo altrettanto giusto che tutti i bambini possano accedere alla mensa scolastica. Quindi i genitori che più hanno devono aiutare i genitori che invece non hanno niente o molto poco. Questo è il principio di sussidiarietà, al quale nessuna persona dotata di intelletto può dirsi contraria, ed è alla base di tutti i servizi pubblici che ancora vengono erogati dallo Stato. E questo è lo spirito con il quale abbiamo affrontato la medesima delibera l'anno scorso, ed è la ragione principale per la quale abbiamo deciso di votare a favore l'anno scorso. Mi sento di dire che è la ragione per la quale tutti quanti, gli altri anche della minoranza, hanno votato a favore, visto che la delibera è passata all'unanimità. Però, e noi ci vogliamo permettere un però, riteniamo che il metodo utilizzato in questo caso non sia stato corretto. E di questo purtroppo ce ne siamo accorti solo in ritardo, e per questo forse noi, tutti, abbiamo sbagliato a votare a favore della delibera. Credo di parlare a nome di tutti. Il voto dato un anno fa è stato un voto dato con superficialità, certi che il lavoro fatto dagli uffici fosse stato fatto nel modo corretto.
Penso che per come sono andate poi le cose abbiamo avuto dimostrazione che si sia operato con estrema superficialità, torno a ripeterlo. Riteniamo che il danno arrecato alle famiglie, che in teoria più hanno, ma che forse sono anche quelle più appesantite dalla crisi che attanaglia il nostro Paese, sia stato tanto e che non vada sottovalutato. Scoprire che le fasce erano state ritagliate senza avere contezza certa dell'ISEE e delle famiglie è stato un brusco risveglio, quantomeno per noi. Ed in questo ammetto tutta la nostra superficialità, solo che il nostro peccato di superficialità si trasforma in un pagamento maggiore ai danni di pochi. Già l'anno scorso avremmo dovuto chiedere più certezze in merito alle vostre conoscenze, che come abbiamo scoperto dopo erano scarse o quasi nulle. Forse l'anno scorso avreste dovuto iniziare a raccogliere i dati, fare le proiezioni e poi ridefinire le tariffe sperimentali quest'anno. Invece abbiamo esattamente operato al contrario e questo ha determinato tutti i problemi che si sono creati nell'ultimo periodo. Trovo estremamente scorretto liquidare il malcontento che si è creato nei mesi scorsi con tanto quelli che si lamentano sono pochi, per cui vuol dire che tutti gli altri sono d'accordo. Perché anche una voce fuori dal coro deve poter essere ascoltata. Porta sempre un punto di vista diverso che non era stato preso in considerazione. Poi le decisioni vanno prese perché è inevitabile ed è altrettanto inevitabile che si scontenterà qualcuno, ma comunque bisogna sempre rispettare il punto di vista diverso altrui. Vorrei sottrarre ancora pochi minuti per entrare nel merito dei numeri. Sono considerazioni che ho già fatto anche in sede di commissione, ma mi sento di volerle ripetere. I numeri che ci sono stati presentati a me hanno lasciato quantomeno perplessa. Vedere che il 26% delle famiglie sestesi con figli in età scolare, i cui genitori hanno pertanto plausibilmente tra i 25 e i 55 anni, ricada nella fascia sociale è un dato estremamente allarmante. I casi secondo noi sono due. O la crisi sociale è dietro le porte per la nostra città e a breve ci troveremo a dover affrontare una crisi molto più pesante e che sicuramente le casse del nostro comune non sono in grado di ammortizzare, o questo metodo di rilevazione della ricchezza, tra virgolette, non dà un'immagine reale della realtà. E perché dico questo? Perché sono indicative le distribuzioni delle altre fasce. Dalla prima alla sesta fascia c'è una distribuzione estremamente lineare. Ogni fascia ospita il 4% circa delle famiglie. E poi c'è l'ultima fascia, ma qui dentro ci sono anche quelli che liberamente decidono di non presentare l'ISEE, che è una scelta del tutto personale, sia quelli che effettivamente hanno un ISEE superiore ai 25.000 euro. In commissione l'assessore Perego ci ha fatto giustamente notare come tutta la ricchezza si stia polarizzando. Vero. Ma se veramente ci fosse questa polarizzazione, la distribuzione delle fasce sarebbe comunque diversa. Magari nella fascia 1 ci sarebbe una percentuale di famiglie maggiore rispetto alla fascia 2, non uguale. Com'è poi possibile che ci sia un drastico cambiamento tra la fascia sociale, che ha il 26%, e la prima fascia, che è circa il 4%? Sono domande lecite che vengono in mente a chiunque legga queste proiezioni. Forse a questo punto l'ISEE non è il giusto specchio dentro il quale guardare. Forse è vero che all'interno della fascia sociale si ritrovano anche coppie conviventi o famiglie, come dire, allargate. Allora forse, torno a ripetere, che questo metodo secondo noi non è giusto. Comunque, come ho sottolineato in commissione, crediamo che il controllo dei dati ricevuti, in modo da verificare la veridicità di quanto dichiarato e la congruità di quanto dichiarato, sia un dovere che come amministrazione dobbiamo a chi diligentemente paga la mensa ai propri figli e che di fatto aiuta anche i figli degli altri. Ben venga pertanto il protocollo che state per siglare con la Guardia di Finanza, se questo è uno strumento in più per permettervi di controllare i dati ricevuti. Il problema però è che è anche facilmente evidenziabile, non riguarda necessariamente le rette e le fasce, ma il costo totale. Pagare 7 euro un pasto per un bambino è veramente tanto. Forse è qui il punto nel quale risiede l'errore. Bisognerebbe ricontrattare al ribasso quel prezzo. Ma più volte in commissione ci avete detto che non è possibile perché il bando è stato assegnato così. Bene, prendiamo atto. Allora forse ha ragione il consigliere Caponi quando dice che la rimodulazione delle fasce andava fatta con la ricontrattazione del bando, perché se tra qualche anno il bando lo vince un altro fornitore che riesce ad offrire un medesimo servizio ad un prezzo più basso, noi ci troveremo, perché in teoria saremo ancora noi, a deliberare per la terza volta sullo stesso argomento, la rimodulazione delle fasce per il pagamento della mensa scolastica.
Consideriamo un ultimo dettaglio. In questi 6 mesi alcune famiglie hanno pagato più soldi a fronte di un aumento incondizionato e senza verifiche. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Chiesto la parola alla consigliera Landucci. Ne ha facoltà, prego. Grazie, io mi devo scusare perché non sono potuta venire alla commissione, per cui non ho potuto partecipare al dibattito allora, quindi volevo fare alcune riflessioni generali. La prima, che ho fatto molte volte, che a volte dà proprio vero il proverbio che dice che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, no? Cioè nessuno nega le buone intenzioni che c'erano dietro questa delibera e indubbiamente i risultati si sono rivelati problematici. Però credo anche che ci sia un errore di prospettiva che ho sentito fare un po' da tutti quelli che hanno parlato fino adesso. Cioè, il costo della mensa non ha niente a che vedere con l'articolo della Costituzione che dice che ognuno deve dare secondo le proprie possibilità, perché quello lo facciamo con l'IRPEF, non col costo della mensa. Cioè tutte le famiglie con un reddito maggiore hanno già pagato un IRPEF maggiore, un IRPEF statale, un IRPEF comunale, un IRPEF regionale. Non è che ogni volta si ricomincia, tanto è vero che questo è il principio su cui si basa la scuola statale. Tu, ognuno paga le tasse in proporzione al reddito, quindi se io sono povera non pago niente, se io sono ricca pago fino al 45% in aliquota marginale, ma poi quando vado a scuola non è che mio figlio paga i 5.000 euro di costo all'anno e il figlio di quello in fascia sociale paga zero. Paghiamo zero tutte e due, perché l'equità l'abbiamo già fatta con l'IRPEF. Posso fare l'equità tutti i minuti. Invece qui, quindi, è diverso. Qui non c'entra niente l'articolo, cos'è, 42 della Costituzione o quel che è, 43, non c'entra niente. Leviamo l'equivoco. L'equità sociale la facciamo con le imposte dirette, non con il pagamento dei servizi, in cui al limite chi ha pagato più IRPEF paradossalmente è danneggiato, perché ha pagato più IRPEF e adesso paga più di mensa, quindi paga due volte. E ho capito, non è che possiamo essere solidali, cioè fino all'effusione del sangue come cardinali, che devono essere fedeli, no? Cioè, non esageriamo, insomma. Il problema vero è che si confonde un servizio che è semplicemente un servizio che è nato come aiuto ai genitori che lavoravano e che non potevano riportarsi a casa i figli a mangiare, con invece un sistema di equità sociale che non c'entra niente, perché altrimenti rischiamo ad ogni movimento di fare un errore maggiore, perché alla ricerca della perfezione dell'equità abbiamo fatto sì che molti pagassero di più. Se questo, ecco, quindi cominciamo a dire che è un servizio che costa troppo a Sesto, ma perché è chiaramente un bando fatto coi piedi, perché non esiste che una mensa che non ha scelta e che ha i pasti contingentati e ordinati la mattina, quindi non ha sprechi, arrivi a costare 7 euro. Perché la mia mensa, che è una mensa da ristorante con 4 primi, 4 secondi, la frutta, gli yogurt, le bevande e con nessuna conoscenza a priori di quanti saranno gli utenti, costa 5 euro. Cioè, è chiaro che la Sodexo sarà molto contenta di questa mensa, perché indubbiamente credo che ci resti attaccato una bella quantità di profitto in questo giro che c'è. Quindi, detto questo, io credo che sia necessario pensare a un servizio mensa che intanto abbia una chiarezza maggiore sui costi reali. E una volta fatto questo, io credo che bisogna anche, come dire, parlare con i genitori. Il fatto che 2,5 milioni di euro siano a carico di tutti i contribuenti sestesi, vabbè, forse è anche giusto, ma che lì i contribuenti sestesi cominciano a non poterne più di pagare tutte queste tasse. Cioè non possiamo sostenere il servizio di tutti, e secondo me bisogna anche cercare che il pasto 0,75 per il 26% delle famiglie mi pare davvero poco. 0,75 è un modo anche
per non coinvolgere forse e non responsabilizzare i genitori. Anche perché l'ISEE, così come è strutturato, è praticamente fatto su autocertificazione, dove gran parte del modo per arrivare alla fascia massima è giocato sull'autodenuncia dei conti correnti e degli eventuali titoli tipo buoni del tesoro che uno ha. Ecco, io credo che, a parte mio figlio, che c'è un po' del masochista, ma non so quanti altri l'abbiano denunciato, perché non c'è nessuna possibilità di controllo. Oltretutto, devo dire che una volta che uno fa questa denuncia, e forse l'ho già detto, il sistema è perverso, perché se tu denunci che hai 10.000 euro sul conto corrente, che tutti sanno che rende zero, perché anzi oggi ci perdi, l'ISE ci calcola una rendita di interesse annuo pari a quasi il 6%, che è un chiaro imbroglio, che fa sì che i pochi onesti vanno poi nella fascia più alta. Cioè, questa qui è una, cioè, sono quelle follie di equità che solo in Italia possono succedere, per cui a fronte di un interesse zero dei conti correnti, l'ISE calcola quasi il 6% all'anno, che va a sommarsi ai redditi della famiglia. Quindi è un indicatore del tutto fasullo, in cui a fronte di pochi, cioè in cui non si può sapere chi dice la verità e chi non la dice, anche perché cosa facciamo? Le segnalazioni della Guardia di Finanza, io credo che sarebbe forse più giusto, per una cosa minima com'è la mensa, veramente fare soltanto una richiesta del reddito normale. Cosa stiamo a vedere se uno ha la casa di proprietà per pagare la mensa? Cioè veramente stiamo rasentando i limiti dello Stato di polizia. Dopodiché alla fine tutti sono scontenti. Io credo che abbia ragione in questo il consigliere Caponi, che diceva: dato che siamo alla fine del bando, mi pare il bando scade l'anno prossimo, allora, siccome il bando era stato costruito con una certa organizzazione di pagamento, forse conviene mantenerlo in quello stesso modo, e nel momento in cui si ripensa il bando si ripensa anche un nuovo pagamento, perché devo dire che è ridicolo, cioè i poveretti che finiscono nella fascia massima vengono massacrati, e noi oltretutto, poi vorrei capire cosa sono, consigliera Pietra, i costi indiretti. Cosa sono i costi indiretti del pasto? Vado avanti, consigliere. Ma quelli non sono mica indiretti, quelli sono costi diretti. Cioè non è che il costo diretto è solo il costo degli ingredienti. Cosa sono i costi indiretti? Cioè non si capisce mai niente qui, non c'è. È come stasera, scusate, qui c'è sempre un approccio al conto economico che è veramente insopportabile. Cioè, siamo dilettanti allo sbaraglio. Sembra qui che nessuno abbia l'idea di cos'è un conto economico di un costo. Allora, il costo chiaramente della mensa è tutto quello che serve per avere il pasto pronto sul tavolino, no? Cioè, non solo l'ingrediente, ma anche come viene cucinato, come viene portato, perché se me lo devono portare in macchina, è chiaro che il costo del pulmino ce lo devo mettere. Qui non si capisce mai come sono calcolati i costi. Poi è possibile che il costo indiretto sia quasi il 50% del costo diretto. Perché se voi mi dite che il costo diretto è 5 euro e si arriva a più di 7, è quasi il 50%, ma siamo fuori di testa qui, ma che conti sono? Che conti sono? È come stasera che io sono andata alla commissione che doveva pensare alle feste del 25 aprile, io arrivo e dico: scusate, pensiamo al programma, ho capito, qual è stato il budget dell'anno scorso e il budget di quest'anno? Budget? Soldi? Ah, non lo sappiamo, come non sapete? Con questi chiari di luna, non sappiamo cosa si deve spendere e cosa si è speso. Ma è proprio vero che quando non si spendono i soldi nostri non costa niente spenderli. Non costa niente spenderli.
Io vorrei capire come si arriva a più di 7 euro per un pasto contingentato senza scelte, che è praticamente quello che costa mangiare in un bar di Milano, avendo la possibilità di scegliere senza nessuna certezza di quello che vai a comprare. Ma dico, ma stiamo scherzando? Cioè, io veramente mi domando se non stiamo, attraverso questi costi, foraggiando un bando che non ha senso. Però, ripeto, la mia richiesta si allinea a quella del consigliere Caponi, scusate, a questo punto fermiamo tutto, aspettiamo la scadenza del bando e diamoci questo anno, perché a preparare un bando intelligente, io spero che abbiano già cominciato a farlo, perché ci vuole più di un anno a preparare un bando intelligente. E questa volta un bando che abbia molto chiaro lo specchietto dei costi, che però vorremmo vedere anche noi qualche volta. Perché qualcuno ancora mi deve spiegare cosa sono i costi indiretti, che ammontano a 2 euro. Consigliere Landucci deve chiudere. E chiudo, pensando a quello che noi facciamo sprecare ai nostri cittadini, che in questo momento di soldi da sprecare non ne hanno molti, evidentemente. Grazie alla consigliera Landucci, ha chiesto la parola il consigliere Tremolato, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, cercherò di portare il mio contributo modesto a questa discussione, ricordando come nuovo schema di pagamento della mensa deriva da una scelta dell'amministrazione comunale volta a un principio di maggiore equità, quindi con la scelta di passare a consumo e non più forfettario e con la scelta di creare molte più fasce di reddito per dividere i costi che i cittadini, per i quali i cittadini contribuiscono a questa mensa. Principi che tutti abbiamo condiviso, come ricordava la consigliera Franciosi più di un anno fa, e che penso siano condivisibili in linea di principio da tutti anche oggi. Ora però siamo a discutere nel merito di questa delibera e vengo quindi ai problemi che questa delibera pone. Prima di tutto l'innovazione che c'è stata. L'innovazione in ogni campo nella quale viene applicata trova di primo acchito molti detrattori e pochi disposti ad assecondarla, perché, come dice il proverbio, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa che quel che lascia e non sa quel che trova. Quindi molto spesso noi siamo conservatori inconsapevolmente delle cose che amministriamo e poco disposti al cambiamento per paura di quello che succederà. Va dato atto quindi a questa amministrazione di aver avuto coraggio della scelta e aver portato avanti la declinazione di questi due principi che tutti condividiamo in una proposta concreta. Sono stati fatti degli errori in questa proposta? Intanto vorrei citare anch'io, visto che la strada verso l'inferno è lastricata di buone intenzioni, il fatto che il meglio è nemico del bene, cioè a posteriori siamo tutti capaci di dire come avremmo fatto meglio, ma è ovvio che la perfezione assoluta non esiste, ci dobbiamo avvicinare per approssimazione. Quindi, ritorno alla domanda, sono stati fatti degli errori? In questo senso può essere, però io ritengo che l'aver, tra virgolette, sbagliato nell'ipotizzare la fascia massima 50% contro una previsione di 40%, se l'avessi saputo in anticipo avrei detto che era un'approssimazione del tutto plausibile, non sapendo, non avendo idea di quale fosse la distribuzione di reddito all'interno della popolazione scolastica se stese. Secondo me è un ottimo risultato. Detto questo, l'amministrazione comunale ha preso atto, su segnalazione di alcuni comitati di genitori che fanno giustamente il loro mestiere, hanno diritto di fare e sicuramente sono una risorsa preziosa per un'amministrazione comunale, di fare le segnalazioni su cose che secondo loro non andavano bene. Sono stati rifatti i conti con dati certi ed è stata intrapresa una strada già prevista nella delibera precedente, che era quella di un periodo di sperimentazione. Quindi qua stiamo solamente anticipando i tempi di quella sperimentazione che era già prevista. Quindi, verificato che le entrate con questo nuovo schema sarebbero superiori a quelli precedenti, si propone questa sera di rimodulare, proprio per quegli stessi principi di equità che erano stati condivisi da tutti,
rimodulare le fasce, la fascia di reddito massima e le detrazioni ai secondi e terzi figli, eccetera, eccetera. Io trovo che sia un atto di correttezza il farlo oggi. Ci siamo accorti, abbiamo i dati, lo facciamo. Non capisco il motivo di rimandare questa scelta più avanti, continuando a chiedere ad alcune famiglie di pagare di più di quello che è, di quanto è dovuto per equità. Sono stati tirati in ballo un paio di... quindi questa superficialità nel fare... elaborare la proposta precedente non la vedo, secondo me un errore del 10% ci sta tutto, sarebbe superficiale soprassedere e andare avanti col paraocchi. È stato poi detto che ci sarebbe stato un errore di bando. Allora, siccome il bando l'abbiamo visto nella scorsa consigliatura, mi sento preso in causa. Io non è argomento di questa delibera, quindi dico solo una cosa molto superficialmente. Dopodiché, se uno vuole capire quali sono i costi fissi, i costi variabili, chiede approfondimenti. Io sinceramente non ricordo esattamente quali fossero le voci dei costi, indiretti e dei costi diretti. Però non c'è dentro, nei costi diretti non c'è dentro solo il costo degli ingredienti. E poi non stiamo parlando di un 50%, perché stiamo parlando di 5,68 contro 7. Dopodiché, consigliera Landucci, se mi dà l'indirizzo del bar di Milano, dove danno primo, secondo, contorno e acqua, e a volte il dessert, con 7 euro me lo segno, perché è veramente un posto interessante. Con dei criteri di qualità che abbiamo individuato nell'altro bando, di cibo biologico e tutta una serie di elementi qualitativi che secondo me nel bar di Milano che le fa pagare 7 euro non ci sono. Il servizio, faceva riferimento la consigliera Franciosi al principio di sussidiarietà, per il quale secondo lei chi ha di più paga la mensa anche per chi ha di meno. Allora, intanto secondo me il principio di sussidiarietà è un'altra cosa, è il principio secondo il quale lo Stato non fa in proprio un servizio che il privato riesce a fare meglio di lui, e quindi lo Stato è meglio che lascia fare al privato il servizio che è capace di fare bene. Questo è quello che mi ricordo io, però posso sbagliarmi. Dopodiché, nello specifico, non è vero che chi ha di più paga la mensa anche per chi ha di meno. Chi ha di più paga addirittura meno del costo del pasto. Quindi chi ha di più paga quasi tutto il suo pasto. Chi è in fascia massima paga quasi tutto il costo del suo pasto. Per gli altri, il comune viene incontro alla spesa del pasto in maniera proporzionale al reddito, in maniera variabile, in ragione della natura di questo servizio che viene erogato, che non è solamente un dare da mangiare a dei bambini che hanno fame, ma è un servizio che rientra in un contesto educativo di una scuola, quindi rientra in un progetto formativo che ha tutta una valenza culturale educativa, per il quale è giusto ed è corretto che tutti possano mangiare, tutti i bambini di una classe possano mangiare insieme, e quindi è giusto ed è corretto che il comune, ripeto il comune, non chi paga di più, intervenga a supporto di chi non potrebbe pagare questo servizio. Ultima cosa, il fatto che l'ISE sia uno strumento inadatto al definire le fasce di reddito può trovarmi abbastanza concorde, ma penso che se ne siano accorti in tanti, perché anche il governo mi pare che ci stia mettendo mano. Grazie. Grazie al consigliere Tremolata. Ha chiesto la parola il consigliere Foggetta. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Allora, io inizierò questo mio intervento con una frase molto semplice che forse va in controtendenza rispetto a quanto detto fino adesso. Una frase semplicissima che è: noi auspichiamo un ritorno al forfè. Questo l'abbiamo detto sin dall'inizio, quando questa modifica era ancora in discussione.
L'abbiamo detto quando le polemiche sono montate, sono cresciute, lo diciamo oggi che queste modifiche vengono modificate. Perché rivogliamo il forfè? Perché siamo convinti che, per noi siamo convinti che un servizio, che sia un servizio educativo o un servizio sociale, non debba essere pagato a consumo. Qual è il rischio, qual è il pericolo? Il pericolo è quello di un abbandono nelle ore del tempo mensa che porterebbe a una serie di pericoli ulteriori che sono la risposta alla domanda successiva che una persona che ascolta questo intervento dall'esterno potrebbe porci. Qual è la domanda? Appunto, perché diamo così tanta importanza a questo servizio, al servizio della mensa e del tempo mensa? Perché siamo convinti che questo spazio sia un momento tanto importante quanto tutte le altre attività fatte durante le ore scolastiche. È un momento di socializzazione in cui i bambini mangiano accanto ad altri bambini, servono da mangiare ad altri bambini, abbattendo barriere di ogni genere. Bambini di differente colore, di differente genere appunto, di differente classe sociale, di differente razza, mangiano e servono altri bambini uno accanto all'altro. Saltare questo fondamentale momento di socializzazione è per noi, potrebbe essere per noi un ostacolo a un futuro che sia quanto più multiculturale e più equo. Pensiamo quindi, dovendo togliere quanto più possibile tutti gli ostacoli a questo futuro che noi auspichiamo, che un ritorno al forfè potrebbe essere una situazione favorevole. Senza parlare poi del colpo letale che potrebbe essere questo, sappiamo benissimo che non è l'intenzione dell'amministrazione e me ne discosterei assolutamente. Il colpo letale che questo rischia di essere per il tempo pieno. Se è vero come è vero che il tempo pieno è già in crisi da anni e in molti casi già non esiste più, cerchiamo di evitare di essere noi a fare qualcosa che possa ulteriormente incrinare la possibilità del tempo pieno. Allora, ennesima domanda di chi ci ascolta questo intervento senza conoscere la situazione, ci si potrebbe chiedere perché votammo a favore di questo nuovo sistema. Votammo a favore di questo nuovo sistema innanzitutto perché il vecchio sistema necessitava di una manutenzione, di una grossa manutenzione, necessitava di rivedere completamente le vecchie fasce ISEE che praticamente prima non esistevano. Questo non basta rispondere a questa domanda, nel senso che non è che se serve una modifica allora qualunque modifica va bene. Votammo a favore di questa delibera perché condividevamo fortemente il principio che sta alla base della rivisitazione delle fasce ISEE, che era questo principio, tra virgolette, patrimoniale del chi più ha più paga. Non so adesso se sia collegato a quale legge, ma di sicuro è una scelta politica che noi condividiamo e condividiamo in modo forte. Quindi sarebbe infelice e ingiusto dire che questa delibera non abbia avuto grossi risultati positivi, che sono quelli che riguardano le fasce basse. Tanta gente, tante famiglie con evidenti problemi economici si sono trovati a pagare molto di meno, si sono visti la loro tariffa alleggerita in modo significativo, e questo assolutamente è una cosa buona, è un bene. Il problema si trovava invece nelle fasce alte, non nelle fasce basse ma nelle fasce alte, visto che il limite dei 21.500 euro era un limite che era è venuto fuori essere un limite troppo basso per far rientrare in fascia massima. Era un limite che abbracciava un numero di famiglie che partivano dalla coppia di operai fino alla coppia di ricchi imprenditori sestesi, se ancora ne esistono. Nonostante tutte queste perplessità, ricapitolando, noi votammo a favore per quali motivi? Per l'effettivo bisogno di rivisitare le fasce ISEE, per il principio di equità che stava alla base della delibera,
Per la scelta, si è detto prima, si è parlato anche di questo, della scelta di incasso zero da parte dell'amministrazione e convinti ulteriormente dalla formula di sperimentazione di questa delibera, che era scritta nero su bianco. Che cosa vuol dire questo? Che questa delibera aveva 2 anni di vita certi, a metà di questi 2 anni e alla fine di questi 2 anni si sarebbe analizzati i risultati positivi e negativi e si sarebbe deciso se modificare ulteriormente, se mantenere le modifiche, se tornare a quanto c'era prima. Quell'anno non è ancora finito e noi siamo qui a modificare questo momento, a modificare le modifiche che apportammo con l'ultima delibera. Questo che cosa significa? A mio parere significa 2 cose che stanno sullo stesso piano, sullo stesso identico piano. Uno, che i dubbi di cui ho parlato prima erano quantomeno fondati. 2, che l'amministrazione comunale, che l'assessorato, ha fatto un passo in avanti, non un passo indietro, ma un passo in avanti, dimostrando di saper ascoltare quanti non sono anche la voce di chi dissente. Ora, venendo alle nuove modifiche, le nuove modifiche non vanno a toccare le fasce basse, quindi mantengono tutto il positivo che della vecchia delibera c'era, e vanno a toccare le fasce alte, creando una nuova fascia tra i 18.000 e i 21.500 e alzando il limite massimo a 25.000. Di nuovo, forse ancora questi 25.000 sarà da vedere in un secondo momento, forse ancora questi 25.000 potrebbero abbracciare di nuovo una parte della cittadinanza sestese un po' troppo ampio. Però di sicuro il passo rispetto a quanto fatto inizialmente è quantomeno lungo e incoraggiante. Il mantenimento del sistema a consumo e il non ritorno al forfè è una scelta, a nostro parere, una scelta politica che noi, come dicevo prima, non condividiamo. A fronte di questa scelta noi chiediamo che venga mantenuta la formula della sperimentazione e che queste nuove modifiche, vengano rimesse sotto i riflettori alla prossima estate e alla fine dell'estate 2015, quando finirà il periodo che già ci eravamo preposti come periodo di sperimentazione. Una volta in queste 2 fasi, con i dati effettivi alla mano, vogliamo poter giudicare se i dati delle assenze nel tempo della pausa, della pausa pranzo, chiedo scusa, nel tempo mensa, e se le fasce ISE hanno effettivamente riequilibrato come chiedevano i comitati dei genitori. Se questo non dovesse succedere, noi chiediamo, di nuovo, e chiudo l'intervento in modo circolare, chiediamo che se queste 2 nostre richieste non fossero adempiute, se queste 2 valori non tornassero, chiediamo che il ritorno al sistema a forfè non sia escluso a priori, perché a quel punto la scelta politica diventerebbe una scelta ideologica che non porterebbe ai risultati che sono sicuro tutti quanti auspichiamo. Grazie. Grazie al consigliere Foggetta. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Allora, stasera andiamo in modifica della delibera sulle rette delle mense, ma in commissione abbiamo detto che salvaguardavamo 2 principi fondamentali, quello dell'equità e della tariffa al consumo. Questa scelta e queste modifiche sono arrivate dopo aver fatto un lavoro di confronto con i presidenti di istituto, i comitati scuole e i genitori attivi, le cui istanze principali sembra quelle che l'assessore ci ha detto che erano emerse, erano un'attenzione verso il secondo e il terzo figlio e una spaccatura, un gap più alto nelle 2 ultime fasce ISEE. In ogni caso, comunque, ci siamo schiariti le idee in commissione dicendoci che anche chi paga la fascia massima comunque non va a coprire il costo diretto del pasto. Riguardando dopo mesi quello che c'era stato presentato nella prima delibera e i dati che avevamo in mano oggi, noi crediamo che
con i dati che ci sono stati forniti, il concetto di equità ancora non possiamo dire se no, se sì o no rispettato, perché comunque il 49% delle persone che pagano la refezione scolastica ancora non hanno consegnato l'ISEE per scelta, per distrazione, non, come diceva la consigliera Pietra, ancora non si riesce a capire questa cosa. Inoltre quel 26% in fascia sociale credo che abbia causato un po' di dubbi e un po' di pensieri che come dato sia troppo alto un pochino a tutti. Ok che abbiamo detto che la povertà si sta alzando, però quel 26% forse racchiude persone anche che non dovrebbero essere in fascia sociale, che magari potrebbero appartenere alla prima o alla seconda fascia. I dati che erano in possesso degli uffici, secondo noi, erano troppo aleatori e dubbiosi per fare una rivoluzione di questo tipo, anche perché il punto centrale del problema sembra a questo punto essere il costo troppo alto che il pasto ha nella sua origine. Altri comuni che utilizzano sempre Sodexo non hanno un costo così elevato di fine, al fine di quanto pagano, comunque il costo risulta almeno di 50-60 centesimi più basso rispetto al nostro. E il biologico, per quanto mi è parso di capire, influisce, ma influisce per una percentuale minima. In realtà quando abbiamo votato la prima volta questa delibera sembrava tutto molto lineare e molto chiaro. Chi mangia paga, chi sta a casa non paga, quindi questa roba come si fa a dire che non è giusta, chi ha di più paga di più. Poi nella realtà abbiamo scoperto che non è andata proprio così, perché queste famiglie che hanno di più in realtà sembrano essere le famiglie del ceto medio. Quindi forse sarebbe stato importante confrontarsi prima con i vari organi e non dopo. Tutti questi percorsi che si aprono a cose fatte non è che vadano molto bene, non sono risolutivi ma soprattutto fanno poi arrabbiare le persone e quindi magari fanno anche essere poco obiettivi poi sul criterio di giudizio che si dà. Io però prendo atto che sul metodo di lavoro l'assessore ha chiaramente detto di non accettare critiche perché si è utilizzato il criterio della trasparenza e del dialogo, quindi mi fido e prendo atto di quello che lei ha detto, pensando che i criteri che sono stati messi in questa delibera siano poi in realtà quelli principali. La realtà dei fatti comunque è che dopo 4 mesi molti chiedono comunque di tornare indietro e credo che sarebbe giusto farlo. Le cose, visto il prezzo alto del pasto rispetto anche ad altre gestioni Sodexo in altri comuni, avrebbero dovuto essere modificate al prossimo giro di assegnazione, perché con questi costi comunque non è possibile agire più di tanto senza farsi male. Non mi piacciono i discorsi che ho sentito che mettono in dubbio il tempo pieno, perché penso che sia una necessità e un... è una conquista che comunque le famiglie hanno fatto, ma non mi piace nemmeno l'imposizione che un genitore che ritiene di non poter sostenere un costo così alto non possa portarsi a casa un figlio, salvaguardando il ruolo sociale che il tempo del pranzo ha, però se uno è in difficoltà o gli facciamo portare il mangiare da casa oppure non è che lo possiamo obbligare a pagare quello che abbiamo deciso noi. Mi piace ancora meno il fatto che una mamma che comunque lavora e si trova nella condizione di dover mantenere una famiglia e di dover contribuire alla sussistenza dei suoi figli si trovi a dover combattere con una cosa del genere. Però poi magari non avendo nessuno che glielo va a prendere è obbligata ad accettare e quindi probabilmente rinuncerà ad altro. Un'ultima considerazione. La formazione dei comitati spontanei io ritengo che sia positiva solo se viene realmente ascoltata. I comitati dovrebbero farci riflettere perlomeno sul fatto che non siamo stati o bravi ascoltatori o bravi comunicatori, ma comunque qualcosa non ha funzionato. I genitori attivi sono 500
sono solo sui social network, sono una parte che magari è stata più ribelle rispetto agli altri che hanno collaborato con l'amministrazione, ma sono 500 persone che fanno parte del nostro comune che hanno chiesto di esprimere la loro idea e di poter essere ascoltati e a cui questa cosa non andava bene. Quindi penso che tutti nello stesso modo vadano ascoltati e per tutti allo stesso modo vadano cercate delle soluzioni. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa per il suo intervento. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Ha facoltà, prego. Sì, buona serata a tutti e mi scuso se sono arrivato un attimo dopo, ma ho fatto lungo precedentemente, quindi sono arrivato alla seconda delibera e chiedo scusa. La modifica al regolamento, che vede tra l'altro questa sera la riformulazione delle fasce ISE, è frutto di tanti incontri tra assessorato, uffici e rappresentanti dei genitori. Questo dimostra come l'assessorato non sia solo parte attenta e attiva all'argomento, ma anche parte ricevente e propositiva all'argomento in questione. Gli ultimi dati Istat, purtroppo, danno un quadro dei redditi davvero preoccupante. Noi di SEL siamo del parere che in quelle fasce basse evidenziate dalla tabella si nasconda dell'evasione, che non riguarda solo certe categorie sociali, ma questo ci preoccupa in egual misura anche molti lavoratori in nero, purtroppo. Su questo occorre verificare e intervenire. I controlli devono essere più stringenti, anche a fronte del protocollo firmato tra il nostro comune e la Guardia di Finanza. Certo, dire che i genitori si aspettavano di più forse non è sbagliato, fa parte del gioco delle carte, come si usa dire. Nulla si è fermato comunque, il dialogo continua. E sottolineo dialogo inteso come confronto. Il dialogo è rimandato a giugno con dati alla mano. Ci rendiamo conto che ci scontriamo con numeri di una situazione economica e sociale che non lasciano grandi spazi di manovra, ma siamo certi che l'amministrazione comunale si sia resa conto delle difficoltà che ogni giorno vivono le famiglie medie nel barcamenarsi senza aiuti di sorta tra lavoro, figli, a volte genitori da accudire, affitto, mutuo, bollette e tante altre cose. Una cosa ci preoccupa però: il ritiro spot dei bambini non intende applacarsi, i numeri dicono che stanno aumentando. Questo ritiro spot, purtroppo, è di certo una sconfitta per ciò che è il tempo pieno scolastico. Si rischia, dati alla mano, di rimetterlo in discussione, il tempo pieno, una conquista ottenuta con grandi lotte, tempo pieno come parte integrante dell'orario scolastico, come parte educativa e sociale dei ragazzi, e su questo occorre fare un'attenta e scrupolosa analisi, non da escludere, a nostro parere, il ritorno al forfettario. Detto questo, vorrei anche sottolineare che l'attenzione dell'assessore è sempre stata alta sotto questo punto di vista. La sperimentazione continua e da giugno faremo tutte le verifiche necessarie sul nuovo sistema. Questo lo ritengo importante. Però vi sono i dati certi, a mio parere. I dati certi sono che comuni, a noi non molto lontani, pagano, e vorrei essere smentito, il costo del pasto comprensivo di tutto, quindi con costi diretti e indiretti, dove il diretto è il singolo pasto e l'indiretto è tutto ciò che concerne il trasporto, il contenitore, il consumo, la bollitura, quindi la derrata e il resto. Tutte queste sono voci molto più basse di noi. Ci sono esempi che hanno il biologico che arrivano a 4,50 euro, chi va anche a 6 euro, ma facciamo finta di stare col 10% sotto di noi, quindi anziché 7 euro stare a 6,30 euro. L'amministrazione risparmierebbe ben 740.000 euro all'anno, facendo un bando al 10% inferiore, che è ancora più alto delle medie dei comuni che ci confinano. Tutto questo porterebbe un effetto calmieratore, al di là di chi paga, che è importante, ma probabilmente si riuscirebbe a rimodulare certe spese e certe uscite che il comune ha per quella voce, porta ai servizi sociali in un momento storico e questa questione molto molto importante. Vorrei chiudere con una proposta, se mi è consentita. A me piace anche proporre a volte. Molti genitori evidenziano il fatto che per ricaricare la tessera con la carta di credito occorrono 3 euro.
Se sbaglio poi smentitemi, perché sono cose che ho ricevuto. Se si va invece in una banca specifica non costa assolutamente nulla. Allora io dicevo, perché non usare, come si usa dire, il pane e companati, ossia utilizzare le farmacie comunali per far sì che queste tessere vengano ricaricate e magari con un cash si ricarica la tessera. Probabilmente si riesce ad attirare clientela senza fare chissà cosa di particolare. Se questo è possibile, sicuramente è un tassello in un piano industriale che probabilmente riesce a creare un mosaico più variopinto e che forse riesce a stare in piedi più di quanto si pensi. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Chiesto la parola con la consigliera Antonioli, mi ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Buonasera a tutti. Il mio intervento sulle modifiche al regolamento tariffario del servizio ristorazione scolastica vuole richiamare l'attenzione di tutti sull'importanza del servizio offerto nella nostra città per i bambini che frequentano le scuole sestesi, per le loro famiglie e per la piena attuazione educativa al tempo scolastico. La modifica presentata stasera è stata anticipata da un percorso composto da varie riunioni dall'assessore con i genitori presenti sul territorio, sia i comitati ufficialmente eletti nelle scuole cittadine, sia il comitato nato nelle proteste contro l'aumento del costo, e per le fasce più alte di reddito, che per la semplicità possono identificare con i genitori, posso identificare con i genitori che si sono raggruppati attraverso Facebook, i cosiddetti genitori attivi. Le modifiche proposte sono state chiaramente spiegate durante la relazione dalla consigliera Pietra e anche da interventi da altri consiglieri che mi hanno preceduto. Ricordo che questo percorso, quando abbiamo approvato la delibera, è stato fatto ed è stato detto che era in fase di sperimentazione. Dopodiché l'assessore ha iniziato il percorso di confronto. Vorrei sottolineare alcuni aspetti che mi paiono importanti. Il Comune ha organizzato la variazione del sistema dal forfettario mensile al consumo quotidiano proprio per dare incontro alle richieste fatte negli scorsi anni da molte famiglie. Ma chiaramente il costo complessivo del servizio mensa non è cambiato. Non si poteva perciò dividere la vecchia quota mensile per i giorni di scuola e basta. Sarebbero mancati soldi per pagare la cifra complessiva. Bisognava pensare a un nuovo modello rimodulato sui redditi. Il Comune con questa operazione non fa cassa, nel senso che non aumenta le entrate, ma ripartisce diversamente le quote. Questo sistema è stato proposto per essere più equi, per non far pagare a tutte le famiglie dai 10.000 euro in su la stessa cifra mensile. Come ho già detto in commissione, io penso e sostengo che in questo momento di crisi così difficile, ancora maggior ragione, chi ha di più paga di più. Ricordo inoltre che il Comune di Sesto San Giovanni ha con questa amministrazione adottato l'ISE istantaneo e che quindi hanno la possibilità di operare, modificare, al variare dei redditi e di conseguenza tutti possono vedersi variare le tariffe. Non solo le tariffe, ma anche tutti i servizi che il Comune può erogare. Si va perciò incontro immediatamente a quelle famiglie che subiscono contrarietà economiche. Il mio personale augurio è che nessuna famiglia sia costretta da questi tempi di crisi a usare questa agevolazione, ma purtroppo tutti i giorni chiudono fabbriche, quindi speriamo in bene. Sappiamo che il meccanismo dell'ISE, dal momento che, come diceva prima la consigliera Landucci, non è un sistema molto idoneo, è in fase di ristrutturazione da parte del governo. Il Comune non può fare nulla, non può prendere atto che di quello che viene fatto.
Vorrei aggiungere che affermare che si portano molti bambini a mangiare a casa, alcune volte o spesso, per irrequilibrare i costi, non è senza costo, scusate il gioco di parole, tranne per le famiglie che hanno a disposizione nonni e per le famiglie in cui uno dei genitori non lavora. Ne penso sia una soluzione permettere a qualcuno o a tutti di portarsi il cibo da casa, perché ribadisco il valore da sempre dato al momento del pasto insieme ai compagni nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole a tempo pieno per il raggiungimento dell'autonomia personale e per la socializzazione. Personalmente ricordo le lotte fatte negli anni Ottanta per il superamento del doposcuola e per l'avvio del tempo pieno. L'avvio del tempo pieno, quello che avevamo chiesto, una scuola buona, con laboratori, per dare ai nostri figli una scuola di qualità, anche attraverso una buona mensa di qualità, con pasti diversificati per i bambini e intolleranze e allergie. Ribadisco che questo tempo pieno, per il quale noi genitori in quegli anni abbiamo lottato tanto, è stato demolito da un governo di centrodestra che non ha fatto altro che in questi anni togliere sempre di più alla scuola statale. Questo proprio per aumentare il valore educativo della vita svolta in gruppo. A chi propone di fare andare i bambini a scuola con la schiscetta, chiedo se pensa veramente che sia educativo far mangiare alcuni bambini separatamente dagli altri o se vuole solamente strumentalizzare i bambini per far pensare al loro bene, senza pensare al loro bene, alla loro crescita e alla loro educazione complessiva. Da ultimo mi preme affermare che al di là del gradimento personale per alcuni cibi da parte dei bambini del terzo millennio, molti dei quali sono poco abituati alla varietà e alle verdure, per esempio, e qui apriremo una babele di pareri e di interpretazioni personali che poco importano ora, al di là di questo appunto, l'amministrazione garantisce attraverso controlli continui e ripetuti la qualità del cibo. Invito a questo punto nuovamente i genitori, con tutte le lotte che abbiamo fatto negli anni Ottanta, ad andare avanti, a far parte della commissione mensa e così a partecipare nei fatti del controllo della mensa affinché possano verificare personalmente la qualità del servizio offerto, a partecipare effettivamente alla vita scolastica dei loro figli. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Chiesto la parola il consigliere Caponi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, il mio intervento sarà un po' di completamento perché molte cose sono già emerse e non vorrei essere ripetitivo rispetto a quello che hanno detto già i precedenti consiglieri e che mi hanno preceduto. Visto che questa sera siamo in tema da parte della maggioranza di citazioni, ne vorrei fare anch'io una, e cioè che errare è umano, perseverare è diabolico, perché mi sembra che dal dibattito consigliare e dal dibattito in commissione è emerso chiaramente che questa delibera ha dei vizi molto profondi. Quindi non capisco perché non ci sia la volontà politica, ma è emersa chiaramente dalla relazione della consigliera Antonioli, che si rifà a temi generali tra governo di centrodestra e governo di centrosinistra, noi dobbiamo vedere l'interesse della nostra città. Non capisco perché la maggioranza non possa cogliere al volo questa grande opportunità di creare un dialogo reale e effettivo con il tessuto sociale, con la città, e rimettere in gioco fin dall'inizio l'impianto di questa delibera. Perché questa delibera presenta dei vizi ed è incompleta? Innanzitutto perché, a differenza di quello che sostengono alcuni consiglieri della maggioranza, non viene né garantita né tutelato i principi di equità. Lo diceva prima il consigliere Nossa, c'è il rischio di questi riti di spot che sono in aumento, c'è un attacco considerevole al sistema del tempo pieno, può creare e rischia di determinare discriminazioni e diseguaglianze, e poi quello che è emerso in sede di commissione è che per alcune famiglie comporta un aumento annuo del 16% rispetto a quanto pagato precedentemente. E non è poco se pensiamo che siamo in un momento di crisi. Quindi elementi che possano portare la politica e la maggioranza a ritirare questa delibera ce ne sono ampiamente. Si tratta soltanto di una volontà di accogliere, di venire incontro a quelle che sono le reali esigenze della città e dei cittadini. Il vero problema nasce poi, come emerso chiaramente anche dalla discussione di questa sera,
dall'impianto che ha accompagnato il bando attuale. E quindi è da lì che dobbiamo partire a ragionare perché si possono poi modificare i criteri da applicare ai nostri cittadini. Inoltre, un altro elemento che è emerso secondo me in maniera incontrovertibile, smentendo un po', mi perdoni, anche la sezione dell'assessore Perego, quando dice che la manovra è a incasso zero per la Giunta. No, non è vero. Perché in commissione è emerso chiaramente che gli sgravi per il secondo e terzo figlio sono stati reperiti in parte dal risparmio dei pasti consumati e in parte dagli incassi introitati nei primi 4 mesi dell'anno, il che vuol dire, a mio parere, che le tariffe, quindi le modalità e i criteri di determinazione delle tariffe previste nella delibera che oggi modifichiamo, erano non eque, e quindi significa che i comitati dei genitori hanno ben visto queste diseguaglianze e quindi hanno operato per tentare di modificarle. Io non credo che, come altre volte è capitato, riusciremo a tenere granché, perché mi sembra di andare sempre un muro contro muro. Credo che sia un'occasione sprecata da parte di questa amministrazione ammettere che comunque l'impianto è sbagliato, anche perché, l'abbiamo detto ripetutamente, la prima delibera è stata votata da tutti e tutti abbiamo sbagliato, per questo dico che perseverare è diabolico. E quanto diceva il consigliere Faggetta, diciamo che la soluzione alla via d'uscita c'è, che è quella di ritirare e temporaneamente sospendere questa delibera e ripensarla tutti insieme in modo molto più fattivo e costruttivo, anche con un aiuto da parte di tutte le forze politiche, ma anche dei comitati dei genitori. Grazie. Grazie al consigliere Caponi. Vediamo se ci sono altri interventi. Consigliera Pietro ha chiesto la parola, prego. Grazie Presidente. No, io ho proprio alcune cose in libertà, che così posso fare alcune considerazioni cercando di non essere troppo lunga. Allora, io vorrei ribadire, ho sentito una serie di cose, vorrei ribadire una cosa importante che ho avuto modo di dire anche ai comitati genitori con cui sono in relazione. L'amministrazione comunale non ha mai detto che la mensa diventa facoltativa, che diventa una trattoria in cui posso scegliere di andare o non andare, perché andrebbe contro la normativa del tempo pieno. Ha semplicemente detto: tuo figlio sta male, in questo momento di crisi, raccogliendo istanze venute da altri gruppi di genitori, ti faccio pagare se consumi, se non consumi non ti faccio pagare. Allora, io personalmente credo che siano 20 anni che mi batto con le maestre, con i genitori, con le colleghe, eccetera, per la qualità della scuola, e ho visto pian piano sgretolarsi quella meravigliosa cosa stimata a livello europeo, che era il tempo pieno della scuola elementare italiana e, aggiungerei, per questione di parte, il tempo prolungato della scuola media. Pensare che, tornando al forfè, e questo l'ho detto alle care amiche dei comitati genitori, che tornare al forfè con una mensa che così diventa obbligatoria, noi rilanciamo e salviamo, diamo un aiuto al salvataggio di quello che era, o del rilancio del tempo pieno, è un'illusione. I bambini avevano la propria maestra, ripeto, nella mensa e nell'importantissimo momento, almeno per noi delle medie, ma credo anche per le elementari, del dopo mensa, quei 40 minuti, quella mezz'ora di relazione non istituzionale, cattedra, banco, ma fatta in modo diverso. Ecco. E oggi, per com'è il tempo pieno, i bambini hanno una maestra diversa ogni giorno a mensa, spesso non la maestra di classe, e quindi la situazione non è certo lì, con questa cosa che io rilancio il tempo pieno
facendo una battaglia perché ritornino le compresenze, ritornino i laboratori, si torni a portare i bambini ai musei e in giro, si ricomincia a fare una didattica che abbia i metodi e i tempi dei piccolissimi e delle piccolissime. Questo è il rilancio del tempo pieno, altrimenti ci chiudiamo gli occhi e diamo delle risposte non corrette. Per quanto riguarda sicuramente avevo la febbre, però io per fare la mia relazione invito tutti ad andare, facilissimo, si scarica la registrazione. Per fare la mia registrazione, per le parole che ho usato nella mia relazione, ho ascoltato 3 volte e l'ho fatta pian piano, ascoltando di nuovo più volte la registrazione. È molto interessante, invito ad andare a vedere, anche perché che venga fuori che in questa commissione era chiaramente, eravamo tutti contrari, il clima era completamente diverso. Comunque c'è una registrazione stupenda, questa cosa, veramente, che ti permette di lavorare con tranquillità e tranquilla, di dire le cose corrette. Poi chiaramente l'analisi personale, mia personale, infatti io quando la faccio dico, secondo me succede questo, ma le parole che ho usato sono quelle. E invito davvero chiunque andarsene a sentire, perché è interessante. Una volta, su un post che ho messo sul mio profilo Facebook, ho ricevuto 1800 mi piace. Con questo non ho detto che avevo, non mi oserei mai dire che ho 1800 seguaci. Allora, diciamo anche le cose come sono. Ci sono comitati che sono in piedi da 10 anni, ci sono comitati, giustamente, che nascono sul bisogno, ci sono 500 mi piace, che è un po' diverso da dire che una forza, un gruppo, un movimento raccoglie tali persone. Essendo venuta anch'io educatamente ad ascoltare alcune riunioni in cui erano presenti o dovevano essere presenti, e alcune di queste persone, non ho, devo dire che 500, 300, ma neanche 30, neanche 20 ho mai visto. Mi va bene, tutti, anche forse uno, giustamente, ha diritto di essere ascoltato, però mettiamo anche le cose come sono, perché poi per gente che è stata nei movimenti della scuola, eccetera, vedere stravolgere e sentirsi fare la lezione da chi non ha mai magari mosso un dito in difesa della qualità della scuola pubblica, è così, un po' irritante, ma mi tengo l'irritazione. Grazie. Grazie alla consigliera Pietro. Ha chiesto la parola il consigliere De Nora. Prego. Grazie Presidente. Anch'io mi volevo scusare perché poi non ho potuto presenziare alla commissione per motivi che sono tutt'altro che negativi. Niente, quando abbiamo votato la prima volta questo nuovo sistema tariffario, effettivamente, parlando poi con i genitori, si è notato che qualche problema c'era. C'era qualche problema perché effettivamente si stava ribaltando completamente quello che era il sistema di pagamento, perché si rivedevano le fasce, perché effettivamente in un momento, diciamo, di difficoltà e di incertezza, i cambiamenti effettivamente non possono fare altro che aggiungere altre incertezze. È anche vero che è motivo di coraggio, perché effettivamente in un momento come questo prendere e fare un cambiamento di questo tipo sicuramente è stato qualcosa di difficile. Beh, a un certo punto si è corretto il tiro, si dice si è sbagliato, si è fatto qualcosa che non si doveva fare, oppure si è fatto male i conti. Beh, fortunatamente quando si fa della sperimentazione si può correggere il tiro. Si sono riviste le fasce ISE e fortunatamente è venuto anche dei comitati. Io non credo che i comitati siano qualcosa di brutto, non credo che ci sia da meravigliarsi se i cittadini si organizzano, anzi ben venga, anche perché non ci dobbiamo dimenticare che ultimamente i regolamenti dei comuni sono stati modificati, non esistono più i consigli di quartiere, non esistono più magari quelle forme di devoluzione delle decisioni che arrivavano un po' più capillarmente nella città. Quindi è giusto che ci siano i comitati, è giusto che dicano la loro, è giusto che la dicano anche in maniera forte e che siano poi motivo anche le loro motivazioni, motivo di confronto con l'amministrazione. Lo fanno magari a volte in maniera abbastanza forte, però non danno fastidio, secondo me non è
non si perde quando si ascolta la gente, quando si ascoltano i comitati. E se si corregge il tiro, si riconosce che effettivamente in un motivo come questo, di grande incertezza, si può anche a un certo punto cambiare rotta o semplicemente migliorare, poi si potrà migliorare ancora sicuramente, c'è un bando in scadenza, si migliorerà anche in futuro. La soluzione secondo me però non è fermare tutto, ritornare al passato, ritiriamo tutto. Secondo me la decisione coraggiosa che ha preso questa amministrazione, che ha fatto l'assessore, è stata quella, pur correggendo il tiro, di ascoltare e cercare di andare avanti e migliorare. E io spero che alla fine si riesca ad arrivare a qualcosa di buono, ancora qualcosa di meglio, e che si riesca a correggere fino al punto di accontentare e di confrontarsi meglio con tutte le parti della città. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, ha richiesto anche il raddoppio dei tempi, speriamo che non usufruisca tutto. Prego. Grazie Presidente. Allora, quando sono partite le nuove tariffe è iniziato un po' di subbuglio in rete, ma anche diciamo così, incontrando la gente quotidianamente mentre accompagnavo i figli a scuola. Io partirei da una mail che ho ricevuto, io faccio parte di un gruppo di genitori Pascoli, e partirei da una mail di un genitore, di uno di quei genitori che aveva partecipato un po' ai confronti che si erano fatti, poi che si sono stati fatti in questi mesi a seguito appunto delle nuove tariffe. Avevo anticipato che questa sera avremmo votato la nuova tariffazione e vi leggo semplicemente la mail per poi fare qualche piccolo commento. Direi che la pazienza ed il confronto pagano. Vorrei ringraziare tutti i genitori che per questa battaglia tra virgolette, ci hanno messo tempo, impegno, faccia. Un buon precedente ed esempio di partecipazione e serietà. Forse, e io qui non sono d'accordo nel senso che toglierei forse l'amministrazione pubblica, se stimolata in modo aperto, fermo e corretto, non è poi così insensibile. Tutto credo sia perfettibile, ma per il momento dobbiamo, penso, ritenerci soddisfatti. Allora, quali sono i passaggi che mi hanno colpito di questa mail? Quando si dice se stimolata in modo aperto, fermo e corretto. Io ho visto che all'inizio c'è stata molta disinformazione, poi magari c'è stata anche, diciamo così, qualche lacuna da parte nostra, probabilmente. Però quello che ho capito è che i genitori che poi si sono messi in campo, quando sono stati adeguatamente informati, e per informare bisogna dare i numeri, e bisogna dare i numeri giusti, e i numeri non fanno parte di quella cosa opinabile. Apro una parentesi. Quando si dice che il costo indiretto è il 50% del costo vivo, non è vero. Il costo indiretto è il 23,24% del costo vivo, è il 18,86% del costo totale. Quindi quando diamo i numeri abbiamo l'obbligo di essere precisi. Poi possiamo anche non essere d'accordo su questi numeri. Magari avremmo preferito altri numeri, ma quelli che fanno parte del conteggio devono essere precisi. Quando dicevo appunto, sono entrato nel merito attraverso, credo, un centinaio di mail che ho mandato in giro per il mondo, andando poi a evidenziare un confronto tra quella che era la vecchia tariffa e quella che era la nuova tariffa, prendendo in considerazione il caso
di un figlio, due figli comunque della fascia massima, ci siamo accorti tutti, me compreso, che le differenze non erano così esorbitanti. Parliamo di 100 euro annui per un figlio in fascia massima di differenza, di circa 200 euro annui per due figli in fascia massima. Quindi comunque siamo sotto i 20 euro al mese. Ora capisco che il momento economico è quello che è, però faccio fatica a immaginare che 20 euro per chi sta sopra i 25.000 euro di ISE possono diventare un problema. Questo faccio fatica a capirlo. E una volta che si è ragionati su questi numeri, ho visto che poi le persone hanno reagito diversamente, hanno cominciato a capire che, ad esempio, come più volte abbiamo detto, che il motivo per cui siamo andati verso questa tariffazione non era certo quello di fare cassa. Abbiamo introdotto un elemento nuovo per pagare. Adesso si arriva, se vai col bancomat Moreno non paghi nulla, poi se hai il bancomat che è gratis per tutte le banche non paghi nulla, non solo per la tua banca ma anche per tutte le banche che ci sono sul territorio. E questo per me è stato, io parlo in questo momento da utente, un grande vantaggio, perché negli anni passati mi trovavo in difficoltà a ricostruire i RID che mi arrivavano in automatico, non sapevo mai a quale mese di riferimento facessero appunto riferimento. Adesso vado col bancomat, in meno di un minuto faccio il mio versamento, mi arriva una ricevuta che mi dà il dettaglio dei giorni in cui mio figlio ha pranzato presso l'istituto scolastico, un livello di dettaglio che prima non avevo. Ora, l'ISE fondamentalmente, anche a me lascia qualche perplessità, insomma, perché c'ha degli elementi un po', come dire, distorsivi, sicuramente. Qual è il metodo giusto? Quali sono i metodi che usano le altre amministrazioni? Oltre a sé? Io l'ISE purtroppo lo vedo da altre parti, lo vedo ovunque, insomma. È chiaro che io adesso sono in fascia massima, magari... Se andassi a fare l'ISE potrei risparmiare uno scalino, però l'idea di mettermi lì a fare il calcolo dell'ISE o rivolgermi a qualcuno già mi viene mal di testa. E se c'è qualche metodo innovativo, più veloce, più congruo, bene, portiamolo in commissione e discutiamone. Ripeto la frase, in modo aperto, fermo e corretto. Questo è il passaggio fondamentale che ci ha caratterizzato in questi mesi, dove appunto ci sono state discussioni molto forti. Poi ho sentito dire che tutti sono scontenti. Beh, io dal giro di mail, vabbè, il mio bacino è quello dei genitori Pasqui, al di là di questa mail ho visto invece molta, molta soddisfazione da parte dei genitori. Quindi sicuramente tra i tutti non ci sono i genitori della scuola Pasqui, o quantomeno non ci sono tutti i genitori della scuola Pasqui. Perché non è il caso di tornare indietro a forfè? Ce l'ha spiegato il dirigente durante la commissione. C'era il fenomeno dello spreco indotto. Allora, è vero che anche con il forfè, comunicando le assenze, arrivavano meno pasti presso l'istituto scolastico, però c'era quella perversione per cui si diceva ma sì, tanto pagano uguale, non le comunichiamo. Quindi di fatto arrivavano sempre più pasti di quelli che erano necessari e questo produceva uno spreco fisiologico per mancanza di comunicazione. Ora, visto che comunque il pasto è legato ad un costo che l'alunno e il genitore dell'alunno deve sostenere, l'attenzione di comunicare correttamente l'assenza è più forte e lo si è visto anche dal fatto che comunque abbiamo appunto ridotto il numero di pasti erogati sostanzialmente. Ed è in parte legato magari anche a qualche forma di protesta, ma sicuramente alla corretta comunicazione delle assenze. Ora vorrei ritornare e leggervi
un passaggio del 23 aprile 2013. Direi che la nostra posizione è sicuramente favorevole, per le motivazioni dette anche più volte dai banchi della minoranza. Di certo un passaggio di attenzione che ben si attaglia con il momento di crisi che stanno vivendo le famiglie in Italia. Quindi il nostro voto è favorevole. Solamente una piccola precisazione, che non abbiamo inteso né presentare emendamenti, ma ne abbiamo discusso con l'assessore, che forse ci voleva un attimino più di coraggio per quanto riguarda gli scaglioni della tarifazione, perché la differenza tra i 6.500.000 euro e gli 8.500.000 euro è veramente minima. Si parla di 4 volte la soglia minima per singolo pasto. Però il criterio e il metodo è sicuramente condivisibile, quindi noi siamo per il voto favorevole. Queste erano le parole del collega Giampaolo Caponi il 23 aprile, intorno credo alle 22. È curioso come in quell'epoca si era soffermato su un distinguo sulle fasce più basse. Poi in realtà in commissione lui insieme alla collega Angela Tittaferrante si preoccupavano delle tariffe, della fascia ISE più alte, quindi a distanza di qualche mese è cambiato anche non solo il giudizio nei confronti di questa nuova delibera, ma anche l'attenzione. Prima c'era un'attenzione verso i più deboli, adesso un'attenzione verso i più forti. Vabbè, ci può stare questo. Ora, io credo che sostanzialmente tutto è perfettibile, come diceva la mail, e credo che sostanzialmente, e probabilmente in questo percorso degli errori siano stati commessi come inevitabile, probabilmente mancavano dei dati per affinare meglio gli scaglioni, però di fronte ad un'amministrazione che si apre alla cittadinanza attraverso dei tavoli di confronto, cosa gli si può rimproverare? Perché di tutto questo che è stato fatto bisogna poi buttare tutto via dalla finestra? Salviamo il salvabile. Cioè qui si arriva attraverso una serie di tavoli serrati dove ci sono stati genitori che ci hanno messo tempo, impegno e faccia. Quindi stiamo dicendo sostanzialmente, demonizzando questa delibera, che l'impegno, il tempo e la faccia di questi genitori non vale nulla? Questo francamente, io personalmente condivido quando qualcuno ha detto che abbiamo dedicato troppo tempo alle rette, insomma, se dovessimo fare una proporzione con i tanti argomenti di cui ci dovremmo occupare nel prossimo futuro. Se sulle rette abbiamo dedicato questo tempo, immagino che ne so sulla città della salute piuttosto che sulle farmacie, che proporzione di cose. Poi è chiaro che ci sono, voglio dire, delle cose che possono essere introdotte anche in corsa. Per esempio l'idea, però è qui riguarda un po' tutta la situazione dell'informatizzazione e dell'automatizzazione dei pagamenti, di potersi recare in farmacia e pagare le rette, mi affascina anche, nel senso che se fossimo in grado di mettere in piedi un sistema di pagamento così avanzato in modo tale da coprire anche il territorio con i presidi che già ci sono e che sono frequentati abitualmente anche dai genitori dei bambini che vanno alle scuole, sicuramente sì. Ecco, io credo che insomma, che alla fine l'obiettivo sia quello di un eterno confronto, e fatto però non facendo disinformazione. L'inizio della protesta era molto forte, era molto radicata. Però dai confronti, dai vari corpo a corpo che ho fatto poi con le persone, mi rendevo conto che non c'era un'informazione completa.
che non c'era una mancanza di dei dati ufficiali, quindi molti viaggiavano sull'onda lunga della protesta fine a se stessa. Nel momento in cui però si sono aperti i tavoli, si sono messi nero su bianco quelli che erano i numeri effettivi, alla fine credo che questo sia sia stato un buon risultato sia per chi ha partecipato come genitore, sia per chi ha partecipato come parte politica, sia per chi ha partecipato anche come i tecnici, che comunque si sono dovuti in qualche maniera, sono trovati un attimino a fare comunque un lavoro importante anche da questo punto di vista. Ripeto, tutto credo sia perfettibile, non lo dico io, lo dicono i genitori. Se ci sono ulteriori elementi che possono in qualche maniera portare delle innovazioni o comunque migliorare il modo di recuperare, diciamo così, quelle che sono gli scaglioni di reddito corretti, che ben vengano. Io non ne conosco, io ho visto in giro per i comuni, sono andato poi a informarmi, insomma tutti usano questo ISEE, metodi innovativi, alternativi all'ISEE non ce ne sono. Spero che magari possa nascere qualcosa a livello del governo nazionale che possa introdurre degli elementi di cose, insomma, che siano sicuramente più efficaci. Poi quando Franciosi dice il 26% si trova nella classe sociale, anch'io rimango perplesso. Insomma, il 26% è 1 su 4. E quindi sostanzialmente questo mi lascia un po'. Mi lascia un po' così, però io francamente non conosco la distribuzione dei redditi sul territorio se stesso. Posso dire così a sensazione che 1 su 4 mi sembra diciamo così un po' tanto. Per il discorso invece del prezzo totale, quindi del costo diretto e del costo indiretto che abbiamo spiegato durante la commissione, poi se vorrà l'assessore magari ce lo rispiega meglio anche stasera, così andiamo a casa tutti contenti, abbiamo capito cosa sono i costi indiretti. Però ci sono sempre le registrazioni, uno vuole andare a vedersi, a sentirsi le registrazioni, lì vengono spiegate, quindi anche se uno non partecipa alle commissioni ricordatevi che ci sono le registrazioni. E quindi sul costo, anch'io sono perplesso, perché poi sono andato a vedere un po' gli altri comuni, insomma, in un periodo dove succedeva di tutto. Per esempio nella mia città di origine Potenza le hanno addirittura chiuse le mense scolastiche, quindi era un periodo dove la protesta sulle mense scolastiche era molto forte, non solo a Sesto ma sul territorio nazionale. Adesso se ne sente parlare un po' meno, magari abbiamo passato il primo quadrimestre, è stata digerita la cosa, però ripeto, in quel periodo, in quella fase in cui ne se ne discuteva a Sesto, la problematica era molto aperta su tutto il territorio nazionale. Io penso che quando poi andremo a rifare il bando dovremo anche tenere conto di trovare eventualmente degli elementi che possano, senza andare a colpire la qualità, che possono eventualmente abbattere di un 10-15% di quello che è il costo diretto su cui immagino si possa agire. Questo non credo che ci sia difficoltà a trovare convergenza, visto che comunque tutti abbiamo dato evidenza, quindi anche nell'ambito della Commissione, che ci sembrava un po', diciamo così, sopra le righe. Adesso non ho elementi, gli unici elementi che ho andando su Google e vedere che Monza piuttosto che Cinisello piuttosto che altri paesi pagavano qualche cifra meno, questo sicuramente, così come è stato fatto un percorso per arrivare a ridefinire le tariffe, organizzeremo un percorso per andare a definire un bando che in qualche maniera possa tenere conto anche di questa ulteriore esigenza. Quindi sicuramente pronti, attenti su tutto, ma con le informazioni giuste per affrontare il problema in maniera consapevole. Grazie al consigliere Romaniello. Visto che non ci sono più interventi, ha chiesto la parola il consigliere Rivolta, prego. Grazie Presidente.
Cercherò di essere breve ma schematico. Mi sembra che la discussione oggi si avviti su una serie di equivoci che voglio considerare appunto frutto della non comprensione. Vorrei partire da una cosa. Il metodo ISEE è un metodo utilizzato da Regione Lombardia, da tutti i comuni d'Italia, per calcolare le aliquote, le fasce dei servizi ovunque. Cioè, non è che il comune di Sesto usa l'ISEE e altri usano altri sistemi. Si usa il metodo ISEE. Il metodo ISEE ha delle falle evidenti e il governo Letta, nel bene o nel male, ha deciso di rivedere il metodo ISEE, proprio perché, questo condivisibile, c'era una parte di, come dire, autocertificazione nella compilazione del metodo ISEE che lasciava ampi spazi di evasione. La cosa paradossale del sistema italiano era che era tutto su dichiarazione spontanea, però dovevi comunque farlo presso un ente, come dire, un CAF, un comune, che era una contraddizione, perché se è tutto su base, come dire, di dichiarazione spontanea, non si capisce per quale ragione non si potesse fare, come dire, semplicemente andando su un sito con una formula. Si può fare in realtà, e se qualcuno vuole calcolare il proprio metodo, il proprio ISEE, lo può calcolare. Quindi da questo punto di vista questo è il sistema che tutti i comuni, che Regione Lombardia usa. Prima cosa. Seconda cosa, non è vero che nel momento in cui noi paghiamo l'IRPEF finisce lì, perché tutti i servizi di tutti i comuni, ma anche quelli di Regione Lombardia, la dotte scuola, ma anche semplicemente l'università, si pagano poi a secondo del proprio reddito. È così, ci piaccia o non ci piaccia, ma avviene così ovunque, e non soltanto nel comune di Sesto. Quindi, vabbè, stiamo promuovendo una rivoluzione copernicana, però onestamente non è quella che segue nessuno. Altra cosa, in un momento di crisi si vanno a colpire le famiglie. Beh, me la lasci fare la battuta, consigliera Landucci. Il partito in cui lei è stato fino a un anno fa aveva un leader che diceva che i ristoranti erano pieni e che quindi non c'è... beh, sa com'è, non è che uno può rinfacciare agli altri tutto il passato e che la crisi non è... Cioè, ci è stato spiegato che la crisi non c'era. Ah, è divertente. Appuriamo questa sera che anche la consigliera Landucci, che era in Forza Italia, che è stata candidato sindaco di Forza Italia, ci dice che la crisi c'è. In effetti la crisi c'è. Io voglio dire a quelli che sostengono che le fasce di sofferenza sono troppo elevate, perché sono fino al 26%, al netto del fatto che le verifiche sull'ISEE vanno fatte, che tutti i dati, Istat, tutti i dati di qualsiasi, ci parlano di una povertà in questo Paese che oramai riguarda più di 10 milioni di persone. Ok? 10 milioni di persone sul 56 milioni sono il 20, un po' meno del 20%. Se consideriamo che invece siamo in una città molto anziana, con una serie di, come dire, con una storia anche di reddito dipendente, ma anche con molti anziani, credo che da questo punto di vista quella fascia al 26% non sia una fascia così astrusa. Soprattutto perché gli anziani sono quelli che hanno un reddito fisso e non perdono un lavoro essendo pensionati, mentre in una situazione di crisi in cui milioni di persone hanno perso il posto di lavoro negli ultimi anni e quindi anche a Sesto, è facile che quella fascia si alzi. E noi sappiamo per esperienza che nel momento in cui tu alzi le tariffe di un servizio alle fasce che non riescono a pagare quel servizio, automaticamente cosa fanno? Non pagano neanche la retta e entrano in un'altra vicenda, e che quindi una modulazione delle fasce si può discutere, e quindi questa è la discussione su come alzarla, abbassarla, modificarla, ma che una modificazione delle fasce e l'applicazione a una flat tax, a una flat, come dire, un'unica tariffa per tutti, farebbe andare nella fascia degli indigenti e quindi di quelli che non pagano una grandissima parte, e noi produrremmo per le casse del comune un danno esattamente contrario a quello che vogliamo ottenere.
Dopodiché sulla flat tax o su qualsiasi tassa, come dire, uguale per tutti, ci dividiamo politicamente. Noi non siamo d'accordo, molto semplicemente. Siamo stati eletti perché perché è stata presa in considerazione una proposta che considerava che comunque questo comune avrebbe fatto delle scelte precise rispetto a come modulare tariffe e costi, tariffe dei servizi. Però sgombriamo il campo da una cosa: non c'è nessuno che paga per le fasce degli indigenti, se non tutti i contribuenti della città. Non c'è una fascia che paga di più. Questo equivoco è un equivoco che gira da un sacco di tempo. Non c'è nessuno che paga il costo totale del servizio. Io, per esempio, su questo potrei aprire una discussione, perché credo che ci sono delle fasce di persone benestanti che invece dovrebbero contribuire fino al 100% del costo. Io sono in fascia alta e ho due figli, quindi, come dire, sto parlando anche di me. C'è un conflitto di interessi, evidente. Ma tutto l'impianto della delibera, poi io posso capire che si dica è stata scelta una tariffazione di un certo tipo, si è fatto un errore, si è stretta la fascia, cioè come dire, si è messo in una fascia alta una parte di città che non è, come dire, da considerare ricca. Però scusate, la scelta di andare a consumo, la scelta di rimodulare le tariffe, la scelta di far pagare di meno certe fasce, perché sono quelle che in questo momento sono entrate realmente nella situazione di difficoltà. È la stessa scelta che c'era all'origine dell'altra delibera, che voi avete votato. Io non è che l'avete votata in mani... cioè, io posso capire che uno dica, l'errore dell'altra volta è stato che noi, con superficialità, abbiamo preso per buone le fasce che voi avete messo sul tavolo. Questo lo capisco, e quindi vogliamo discutere con voi delle modulazioni delle tariffe, perché questa modulazione è stata sbagliata nella prima delibera. Questo è comprensibile. Ma da qui a dire che questa scelta è sbagliata e non funziona, vuol dire, scusate, non è che con superficialità, a me viene da dire che invece si è visto, come dire, che c'è un gruppo di cittadini che su questa cosa si è messo in movimento e quindi si è scelto, come dire, e anziché privilegiare la discussione sul merito della tariffazione, della modulazione delle tariffe, di mettersi automaticamente insieme ai cittadini che protestano. Perfetto, è legittimissimo. Voi siete l'opposizione e voi questo fate. Sta a voi scegliere di essere con chiunque ponga una critica, qualsiasi essa sia, rispetto alle scelte dell'amministrazione comunale, o entrare nel merito delle cose. Io credo che una discussione seria questa sera sarebbe stata su questa cosa, su come modulate le tariffe. È corretto o non è corretto? Veniamo ai costi diretti e costi indiretti. A venire in commissione a volte si guadagna qualche informazione, ma pace. Non è che i costi diretti e indiretti ce li inventiamo noi perché vogliamo giocare con i dati e quindi non diamo i dati reali. Il problema è che voi, che quando si confrontano i costi diretti e i costi indiretti, la stessa operazione va fatta con gli altri comuni. Quello che voi vedete negli appalti degli altri comuni sono i costi diretti, cioè quanto si corrisponde a Sodexo per quel pasto? Quello dovete paragonare con gli altri comuni, perché poi i costi indiretti sono un'informazione in più che viene data, che sono il trasporto, che sono il controllo di qualità. Qualche comune potrebbe scegliere di non fare il controllo di qualità, qualche comune potrebbe scegliere di, magari non ha un territorio così ampio per cui la distribuzione dei pasti è un'altra cosa, qualche comune magari, come il comune di Milano, ha una società propria che si chiama Milano Ristorazione, quindi i costi, non essendo un appalto, gravano sulla società e forse non sono così. Io l'altro giorno sentivo, quindi intanto poi vorrei anche uno di qua dicesse, scusate, io ho guardato il comune di Rocca Cannuccia, il costo è questo, costo diretto, non costo indiretto, è meno del vostro, quanto è l'appalto, cosa cambia, cosa modifica. I comuni limitrofi sono un'affermazione che si usa quando in genere si vuole, come dire, dire che quello che facciamo non va bene. E siccome siamo nell'approssimazione, vi faccio io un'approssimazione. L'altra mattina ascoltavo su Radio Capital un'intervista, e poi vado a chiudere che è finito il mio tempo.
ascolto un'intervista al presidente del Consiglio della Regione Veneto, Zaia. E siccome si stava parlando di federalismo e di costi, c'è un termine che non mi ricordo, quelli che vanno paragonati tra regione e regione dei servizi. E lui ha fatto un esempio esplicito. Ha detto: negli ospedali del Veneto un pasto costa all'amministrazione comunale 6,50 euro. Ci sono posti in Italia dove il pasto costa 25-30 euro. Al netto della follia di questa affermazione, come dire, i pasti in Veneto, dichiarato dal Presidente della Regione Veneta, sono a 6,50 euro. Quindi io non credo che su questa storia dell'appalto ci sia molto, come dire, da rivedere e da discutere. Anche perché, chiudo, vi ricordo che l'appalto è una gara che quindi vince chi offre di meno. E quindi da questo punto di vista, come dire, non è che noi possiamo anche inventarci che andiamo a ricontrattare. Grazie, consigliere Rivolta. Ma per far scendere il costo dell'appalto dobbiamo togliere dal capitolato dell'appalto delle cose, quelle che probabilmente riguardano la qualità di un appalto. Grazie, consigliere Rivolta. A conclusione del dibattito do la parola all'assessora Pereco. Prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri per il dibattito che si è svolto in aula questa sera. Cercherò di rispondere in maniera schematica, ma spero completa, sia alle domande, alle suggestioni che sono state poste. Vi chiedo di perdonarmi nel caso ci sia confusione, ma ho la febbre, quindi anch'io come la consigliera, mi ha contaminato la consigliera Pietra, per cui insomma sono abbastanza confusa e provata anch'io. Allora, inizio con le precisazioni e inizio col dare delle risposte alla consigliera Landucci, che appunto, non essendo stata presente in commissione dove si è parlato a lungo anche del tema dei costi diretti e indiretti, ha giustamente diritto di chiedere e di sentirsi ribadire che cosa si intenda per costi diretti e costi indiretti. Allora, il costo pasto, e così sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco, il costo pasto da appalto che scadrà nell'anno 2015, attualmente è di 5,68 euro. Ovviamente quando fu siglato il contratto a seguito del bando di gara nel 2010, perché si tratta di un appalto quinquennale, se non ricordo male, il costo pasto era più basso, vi sono stati gli adeguamenti Istat che di solito si hanno, fino ad arrivare a un costo pasto di 5,68 euro. Questo già dice quello che alcuni consiglieri della maggioranza hanno avuto modo di sottolineare questa sera, cioè che nessuno in città, né delle fasce ISE più basse, né di quella che noi attualmente chiamiamo la fascia ISE massima, paga il costo pasto completo. Cioè la tariffa intera che noi andiamo ad applicare è una tariffa che comunque non copre interamente il costo pasto di 5,68 euro. Perché parlo di tariffa intera? Perché forse bisognerebbe anche iniziare a considerare in maniera diversa le cose. Noi applichiamo una tariffa intera che, a seguito della delibera che spero voteremo questa sera, sarà di 5,30 euro. Tutti coloro che hanno un ISE sotto i 25.000 euro, e poi dettagliato in maniera diversa, avranno diritto a una serie di agevolazioni e quindi non pagheranno una tariffa intera, ma una tariffa appunto agevolata. Che cosa c'è nei costi indiretti? Nei costi diretti, beh, ovviamente le derrate alimentari, tutto ciò che è previsto nel capitolato, il personale Sodexo, il centro cottura, la manutenzione, le utenze. Che cosa c'è nei costi indiretti? È già stato detto, il controllo qualità, appunto in appalto a una ditta Conal, che pesa ad esempio 5 centesimi a pasto, i pasti degli insegnanti, e anche questo è un equivoco che possiamo sgomberare, perché molto spesso si è sentito dire che il pasto degli insegnanti grava sulle famiglie, sui bambini, su quello che pagano le famiglie. In realtà le famiglie non si fanno carico dei costi pasti degli insegnanti, ma anche questo va nei costi indiretti, che comunque non sono sulle famiglie. Tutto quello che riguarda gli uffici del centro cottura e gli uffici rette, cioè tutto quello che serve a produrre il sistema appunto del pasto, non solo
fisicamente, ma anche nella comunicazione con le famiglie. Allora, altra precisazione al consigliere Caponi, il sistema della schiscetta non è attualmente in atto da nessuna parte, né noi come amministrazione ci siamo mai fatti proponenti di questo. Abbiamo semplicemente riportato anche in sede di commissione quello che è stata un'affermazione di ASL Milano. ASL Milano ha detto: come ente non possiamo dire di no, non possiamo vietarlo, ma noi stessi, dice ASL Milano, comunque ne siamo assolutamente contrari al meccanismo della schiscetta per ragioni evidenti, quali, voglio dire, a parte la ricaduta sociale, ma ASL Milano guarda anche al valore nutrizionale del pasto, che evidentemente viene studiato da dietisti e da personale competente, cosa che appunto la schiscetta non può eguagliare. Altra precisazione, non c'è stata nessuna superficialità nel lavoro. Lo rivendico anche ringraziando gli uffici che si sono spesi per mesi prima di arrivare alla delibera con cui ci siamo presentati in consiglio nell'aprile del 2013. Non è una delibera che è nata da un giorno con l'altro, è una delibera che è nata sicuramente da una serie di suggestioni che io ho raccolto, di richieste, di suggestioni sul passaggio a consumo, ed è nata dopo un lungo periodo di verifica della fattibilità e anche delle modalità di applicazione. Faccio un esempio per dire come non sia stata calata dall'alto, calata da proiezioni assolutamente appunto poco verisimili. Basti pensare al calcolo delle assenze. Quando noi abbiamo ipotizzato questi 15 giorni di assenza per le elementari e questi 35 giorni di assenza per le materne, che corrispondono a un 15% di assenze rispetto ai giorni di calendario dell'anno scolastico, ci siamo sentiti dire dalle famiglie, dalle forze, a volte anche dalle forze politiche, che si trattava di proiezioni di percentuali assolutamente poco credibili, ma come 35 giorni sulla materna come assenza media è un valore altissimo. In realtà i dati che vi abbiamo portato del mese di novembre, che poi sono anche quelli sono stati riconfermati anche nei mesi successivi, dicembre, gennaio, con un lieve calo delle assenze, ci dicono che la percentuale, fatto salvo i due istituti dove c'è stata la maggiore concentrazione della protesta e del confronto, negli altri istituti la percentuale di assenze media è esattamente quella che era stata stimata dagli uffici. Questa è la dimostrazione che le ipotesi, anche quando sono considerate irreali, poi in realtà, se si basano sul dato storico, che è quello da cui noi siamo partiti, sono invece assolutamente fondate. Altra precisazione, la manovra a costo zero. La manovra a costo zero era l'obiettivo e l'abbiamo detto chiaramente. Tanto è vero che se non avessimo voluto perseguire questo obiettivo ce ne saremmo stati qua tranquilli e zitti incassando quelle decine di migliaia di euro che in realtà in questo momento stiamo utilizzando per redistribuirle e andare a riallineare le tariffe. La manovra a costo zero è l'obiettivo, è una scelta politica e lo vogliamo perseguire ed è anche per questo che siamo qui questa sera. È una delibera, quella di aprile, quella di stasera in realtà modifica in realtà delle tariffe, ma recupero anche le ragioni della delibera di aprile. È una delibera che nasce, l'hanno detto i consiglieri di maggioranza, da una precisa scelta politica. Nel momento in cui diciamo la manovra è a costo zero, non vogliamo più entrate, e nel momento in cui andiamo a dire ci sono delle fasce molto basse su cui vogliamo intervenire e alleggerire, va da sé che se le entrate devono rimanere le stesse e qualcuno viene alleggerito, anche per una come me che è laureata in lettere e di matematica capisce ben poco, è evidente che qualcuno pagherà di più, pur non pagando per l'altro. Si è parlato di un aumento del 15% per chi è in fascia massima. È vero, un potenziale aumento del 15%, ma una certa, invece, un certo sgravio per chi è nelle fasce più basse del 15-16%.
anche di questo dobbiamo iniziare a rendere conto e a rendere ragione. Per quanto riguarda il carattere sperimentale della delibera, questo viene assolutamente mantenuto e il passaggio di oggi è in realtà una conferma di questa scelta e di questa volontà comunque di analizzare quello che produciamo affinché sia utile per la cittadinanza e non dannoso. Poi mi trovo a sposare appieno in qualche modo la crociata della consigliera Landucci rispetto al fatto che la modalità che non si possa basare tutto sull'autocertificazione, che è quella appunto che risulta davvero il tallone d'Achille della certificazione ISE. Sono però convinta che forse dei passi avanti li vedremo con il nuovo ISE che dovrebbe entrare in vigore da giugno e che ci obbligherà come amministrazione e come amministratori evidentemente a una riflessione su tutti i servizi a domanda individuale che si basano sull'ISE, non solo la ristorazione scolastica ma dagli asili nido allo sport, ai servizi sociali. Forse a quel punto, nel momento in cui si dovranno portare delle certificazioni e non più delle autocertificazioni anche del proprio patrimonio mobile e ad esempio delle pensioni di invalidità e così via, forse l'ISE darà un quadro più veritiero. Concludo dicendo questo, rispondendo al consigliere Caponi, alla consigliera Iosi. Io non ho mai detto di non accettare critiche, non sarebbe nelle corde di un amministratore. Ho detto che rivendico con forza però la scelta della trasparenza e del dialogo. Ricordo quel passaggio in commissione quando il consigliere Caponi ha parlato di buona politica e di trasparenza e io in quel caso ho detto che è vero, sulla buona politica ci possono essere giudizi diversi, può essere estremamente soggettivo il giudizio di ciò che è buona politica, ma sulla trasparenza non si può esprimere un giudizio soggettivo, la trasparenza in realtà viene giudicata in maniera oggettiva e sulla trasparenza e il dialogo io in generale tutta l'amministrazione e la giunta non ci siamo mai tirati indietro. Come il consigliere Romagnello ha ricordato leggendo quella mail, ci sono state delle voci positive di riscontro alla delibera. Le ho ricevute io personalmente, le hanno ricevuti altri consiglieri, delle attestazioni in realtà di apprezzamento. L'assessora deve concludere anche lei, prego. C'è il tempo anche per noi. Vabbè. È vero che chi ha avuto delle agevolazioni costituisce un riscontro più silenzioso. È vero che la protesta fa rumore, noi comunque ne prendiamo atto e la rispettiamo e ci lasciamo interrogare, perché siamo convinti, e qua concludo con una citazione che spero coglierà la consigliera Landucci, che noi non consideriamo la discussione un ostacolo per la democrazia. Grazie all'assessora Perego. È stato presentato un ordine del giorno dal consigliere Moreno Nossa. Se vuole illustrarlo, grazie. Sì, grazie. Penso che illustrandolo si capisca tutto, nel senso che è proprio molto dettagliato, quindi adesso senza la presunzione che non è mia, però lo leggo. Lo spreco alimentare è uno scandaloso paradosso del nostro tempo. Lo spreco alimentare è tanto più incomprensibile quanto più aumenta a livello mondiale l'impoverimento globale a causa della crisi economica. La grave e perdurante crisi economica che vede coinvolto il nostro paese, gravando particolarmente e maggiormente su alcune fasce sociali della popolazione. Visto che combattere lo spreco e le perdite di alimenti e le relative conseguenze deve dunque essere una priorità economica, ecologica e sociale per la politica, le istituzioni, le amministrazioni locali, le imprese e la società civile, visto che ci sono molti bambini per i quali il pranzo in mensa è l'unico pasto completo della giornata, visto che sono sempre più le famiglie in difficoltà per cui avere la frutta o la merenda a casa può fare la differenza, visto che l'uso della doggy bag, dopo dirò cos'è, contribuisce a ridurre lo spreco, contribuisce a dare un sostegno alle persone che soffrono a causa dell'indigenza e della povertà. Impegna il Comune a facilitare l'introduzione della doggy bag o sacchetto da asporto nelle scuole della nostra città.
Il Comune, in collaborazione con le associazioni del terzo settore, a non sprecare il cibo avanzato nelle scuole della nostra città, facendo sì che diventi, tramite questa doggy bag, utile alla collettività e venga destinato a persone in difficoltà o, in alternativa, alle stesse famiglie dei bambini delle scuole sestesi. Impegna a verificare con i genitori degli alunni delle scuole sestesi, tramite uno strumento ritenuto appropriato dall'amministrazione comunale, la validità opportuna. A predisporre una campagna informativa istituzionale. Grazie. La doggy bag, chiedo scusa, è la borsa del cane, detto volgarmente, si usa in molti paesi anglosassoni ed è il cibo che avanza da portare al cane. È chiaro che questo è l'estremo del significato, però in realtà significa raccolgo ciò che è avanzato e me lo porto a casa perché, tra virgolette, l'ho pagato. Ecco, detto brutalmente, grazie. Sì, un attimo, facciamo la verifica se l'amministrazione lo fa suo, altrimenti lo mettiamo in votazione. La parola all'assessore o al sindaco, decidete voi. All'assessore, prego. Sì, giusto due parole per dire che ci troviamo d'accordo con le premesse, le considerazioni messe in luce dal consigliere Nossa e colgo l'occasione per dire che l'amministrazione si sta già muovendo in questa direzione, non tanto nello specifico della doggy bag, ma di cui valuteremo evidentemente un'eventuale fattibilità, quanto stiamo vedendo la possibilità di recuperare in qualche modo evidentemente pane e frutta, perché sono gli unici due alimenti recuperabili, mentre per tutti gli altri c'è un divieto di ASL in quanto è cibo scodellato e non può essere recuperato. Abbiamo già incontrato per una prima verifica appunto di fattibilità il Banco Alimentare, che ha un progetto City Cibo per capire appunto se è fattibile o meno anche nelle scuole sestesi. Dobbiamo vedere i numeri, perché lo stesso Banco Alimentare ad esempio ci ha posto la questione dei numeri. In quel caso il cibo verrebbe portato alle mense dei poveri. Ovvio che il concetto importante è evitare lo spreco. Tra l'altro colgo l'occasione per ribadire quello che hanno detto i consiglieri, che il sistema consumo comunque va in questa direzione, perché ci sta permettendo di non sprecare, quindi di non buttare cibo pari a 4-5 pasti per scuola ogni giorno. Quindi l'ordine del giorno appunto viene fatto nostro dalla Giunta. Va bene, lo preso. Grazie. Quindi passiamo direttamente alla dichiarazione di voto con il gruppo Giovani Se Stessi e la consigliera Iosa. Grazie Presidente. Due precisazioni. Allora, siccome io lo dico con orgoglio, sono una di quelle che studia le delibere, va a cercarsi i documenti e se non capisce chiede, e se ho qualche dubbio mi riascolto le commissioni. Perché è una cosa che non mi appartiene, mi può capitare sicuramente di sbagliare perché non sono infallibile, però come mi dà fastidio che mi vengano messe in bocca frasi o parole che non ho detto, non mi piace neanche attribuirle agli altri. In commissione, su un'istanza fatta dal consigliere Caponi riguardo all'ascolto che era stato dato ai comitati, lei assessore ha chiaramente detto: non accetto critiche e rivendico la trasparenza e il dialogo che c'è stato in tutto l'espletamento di questa nuova delibera. Quindi non accetto critiche, l'ha detto lei. Me lo sono riascoltato stamattina, ho passato 2 ore della mia mezza giornata di riposo a riascoltarmi la commissione per evitare di dire cose sbagliate. A parte questo, il 22 di aprile abbiamo votato a favore di questa delibera, perché in realtà io
il pagamento al consumo lo ritenevo abbastanza scontato, perché 20 anni fa, quando facevo le elementari, io già pagavo al consumo la mensa. Veniva una simpatica bidella che ritirava il buono e in base ai buoni che venivano consegnati si pagava il pranzo. Se non eri a scuola ti rimaneva il buono e quindi era un pagamento reale al consumo. Così come il principio di equità mi sembrava corretto. Ma nella realtà poi abbiamo scoperto che non avevamo i dati reali, concreti, per poter fare le fasce ISEE, tanto è vero che in commissione è venuto fuori, ribadisco, che il 49% delle famiglie ancora non ha consegnato l'ISEE. Non penso assolutamente che chi sta in opposizione debba dare ragione alla gente perché è più facile. Penso che chi sta in opposizione abbia il dovere di andare a fondo nelle cose e non abbia neanche il compito di dire no per una presa di posizione solo perché è seduta dall'altra parte. È un ragionamento che uno fa, poi esprime il suo parere, che può essere in accordo o in disaccordo. Oggi con i dati reali che abbiamo in con i dati reali sperimentali che abbiamo in mano su questa nuova delibera, noi non siamo d'accordo, perché pensiamo che siano troppo poveri per poter creare una rivoluzione del genere, di conseguenza votiamo contro. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Allora, ho ascoltato il, credo, bel dibattito, buon dibattito che c'è stato questa sera, e tra tutto, secondo me, un po' la perla, a livello di passione, a livello di emozione, è stato l'intervento della consigliera Gio Pietra, per quanto in un certo senso va diametralmente in modo opposto rispetto al mio. Condivido con lei, e quello che voglio dire è che anch'io sono convinto che sia necessaria un'offensiva forte, non in favore del tempo pieno, ma in favore di tutto, di tutto l'ambito della scuola pubblica. Quello che ribadisco è che, a nostro parere, questa offensiva va fatta con un terreno solido sotto i piedi, e forse per le motivazioni che dicevo prima il sistema consumo rischia di farlo diventare sdrucciolevole, per le ragioni di cui appunto parlavo prima. Venendo a questa delibera, alla dichiarazione di voto, questa delibera mantiene tutte le positività di quella vecchia e va a rispondere in qualche modo a quelle che sono un po' i problemi, va a cercare di risolvere i problemi che sono venuti fuori grazie alle polemiche, all'analisi fatta dagli uffici. Anch'io sono convinto, e sono assolutamente, ci tengo a dire, non volevo assolutamente dire che l'amministrazione sta cercando di bersagliare il tempo pieno, lungi da me, spero che nessuno abbia capito questo. Per questi motivi noi voteremo favorevolmente, chiedendo, anzi è già stato confermato nell'intervento dell'assessore, aspettandoci la riflessione seria, come è stato in questo caso, come è stato per quest'ultima discussione, nel periodo estivo del 2014, e poi aspettando la fine della sperimentazione nell'estate del 2015. Grazie. Grazie. Consigliere Foggetta, Sinistra, Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Allora, volevo fare una precisazione molto goliardica, e non me le voglia magari il consigliere che non cito ma capisce. Non parlavo di bancomat, ma parlavo di carta di credito, quindi il costo della carta di credito, il bancomat è sicuramente gratuito. Poi una considerazione, al di là di come voteremo noi, il nostro voto comunque sarà favorevole. Se non dovessimo votare questa delibera, noi andiamo alla delibera dell'aprile 2013, che era forse una delibera ancora più sperimentale di questa, ed era sicuramente una delibera parzialmente condivisa, anche se fatta in buona fede con un buon principio, rispetto al comitato genitori o altri genitori che sono stati interpellati e che hanno contribuito con l'assessorato non sordo e non miope alla modifica con questa delibera. Quindi questa è una considerazione che sicuramente tutti avremo davanti agli occhi, però era corretto, secondo me, ribadirla. Noi comunque voteremo a favore, grazie. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci, prego. No, io voterò contro per un motivo, da un certo punto di vista, rispetto a quello che diceva Rivolta, perché forse conviene sempre votare contro, perché altrimenti poi lui ti fa
ti rinfaccia che allora uno aveva votato a favore, no? È chiaro che mi pare che tutti i consiglieri d'opposizione e anche alcuni consiglieri di maggioranza hanno detto come nella delibera di aprile in realtà delle criticità non era possibile vederle. Quindi non è che si deve dire allora avete votato a favore ad aprile, allora adesso perché dite che non siete d'accordo? Cioè, non gioco, il gioco delle tre tavolette, no? Però io voto contrario anche perché ad aprile non mi pareva che fosse stato detto con chiarezza quello che stasera con chiarezza hanno detto il consigliere Rivolta e l'assessore Pelli. Cioè la nostra è una scelta politica, noi vogliamo far pagare molto meno alle fasce ISEE più basse, abbiamo in questo modo rimodulato così. Cioè vogliamo fare una equità sociale che secondo noi va, dico io questo, lo dico io, a favore di quello che è il nostro, come dire, il nostro target di riferimento, va bene? Questa è una scelta politica per cui ha fatto a costo zero, se prima il costo era spalmato in una certa maniera, adesso abbiamo fatto risparmiare il 15% alle fasce più basse, è chiaro che questo 15% si è riversato tutto sulle fasce più alte. Secondo me questo è un modo di, tra virgolette, di distribuzione del reddito che non andrebbe caricato su quello che non è un servizio sociale ma è un pagamento di un servizio individuale. Questo, se invece questa è chiaramente una politica, è una scelta politica, avete detto io, va bene, allora chiaramente questa non può essere la mia scelta politica perché mi sembra che penalizzi ingiustamente una fascia di cittadini che di per sé ha già perequato attraverso una forte tassazione dei redditi, perché altrimenti qui andiamo a peggiorare sempre di più la crisi, perché chiaramente stiamo soltanto non creando delle condizioni per uscirne, ma se l'obiettivo è di far pagare sempre di più per mantenere servizi che evidentemente fanno fatica a stare in piedi, perché se è vero quello che diceva qualcuno, che va sempre peggio, siamo sempre più poveri, cioè alla fine non potremo più reggere questi costi. Se è vero lo scenario che voi state dipingendo, abbiamo davanti un baratro, perché non credo che potremo andare molto più avanti in questo modo. Cioè caricando sulle spalle di sempre meno costi sempre maggiori, di servizi che di per sé non si pagano mai. Non si pagano mai. E questo sta diventando, forse dobbiamo porci il problema, perché se questo è quello intorno a cui si... Poi è chiaro che Romaniello mi dice, ho sentito quelli che hanno risparmiato e sono contenti. Vabbè, credo bene, non è che volevano dire no, se ho risparmiato, mi dispiace, volevo pagare di più. Cioè è chiaro che... ed è chiaro che i genitori che hanno protestato sono quelli che come noi in buona fede non si erano resi conto che perché tutti pensavano che il costo a consumo sostanzialmente rimanesse come prima, no? Perché questo noi avevamo capito, che una volta si pagava un costo fisso, adesso si pagava a consumo, ma grosso modo i pesi rimanevano gli stessi, invece si è sperequato pesantemente sui pesi. Questa è stata la differenza, perché se no non ci... Cioè, perché io avevo capito, e forse anche i miei colleghi avevano capito, magari sbagliando, che se una volta uno pagava 80 euro al mese, la cifra non sarà giusta per carità, per 20 pasti, questa era la cifra che rimaneva per i 20 pasti. Se uno ne faceva 18, pagava 80 euro meno il valore di due pasti. E invece non è stato così. Perché nel passaggio dal pagamento a piedi lista, diciamo così, fisso, al pagamento a consumo, si sono pesantemente aumentati i costi singoli, perché non si sono più spalmati. Quando i genitori dicono noi paghiamo anche per loro, certo che hanno ragione, perché se io prima pagavo un pasto 4 euro e adesso lo pago 5,30, è evidente che una parte pago quello, la fascia sociale che paga di meno, no? Sì, scusi, consigliere Rivolta, è chiaramente così, no? A costo invariato finale è così per forza. Se io ancora una cifra, 100, voglio incassare 100, no? E però per incassare 100, quello che prima pagava meno di tutti 2 euro, adesso paga 0,75, è chiaro che per arrivare a 100 lo dovrò prendere dalla fascia più alta. E questo qui, cioè, è una perequazione molto difficile, soprattutto in un momento in cui non è così facile capire come sono giuste queste fasce. Poi secondo me comunque non è su questo che deve basare. Questo non è un servizio sociale. Non stiamo parlando di assistenza sociale.
Stiamo parlando di un costo mensa, che è un servizio a domanda individuale, che non possiamo, e come diceva giustamente l'assessore, dovremmo rivedere anche quello dello sport, anche perché non ci stiamo più dentro. E questa volta i genitori che hanno dovuto pagare di più si sono lamentati, perché hanno sentito un peso molto maggiore rispetto a prima, perché è chiaro che se prima quello che pagava meno pagava 2 euro, adesso paga 0,75, questo delta di costo in qualche modo dovrà essere rimesso in sé. Però è una scelta politica, è stato detto chiaramente. Quindi questa rimodulazione non è fatta per venire incontro alle famiglie in genere, è fatta per venire incontro alle famiglie in una determinata fascia sociale, a spese delle altre. Questo è quello, quindi questo ci è stato detto, di questo prendiamo atto. È una scelta politica del tutto legittima, però forse bisognava dirla chiaramente ad aprile, perché ad aprile non era stata detta così chiaramente, se no abbiamo avuto il nostro voto a favore. Grazie, quindi il nostro voto è contrario. Grazie consigliere Landucci. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. L'abbiamo detto all'inizio, non è possibile dire siamo contrari all'impianto della delibera, non è possibile dire siamo contrari al costo a consumo e alla rimodulazione delle fasce. Riteniamo però che i dati in nostro possesso sono quantomeno ancora da definire e da dettagliare molto di più, e mantenere la sperimentazione, in questo caso non è una sperimentazione così aleatoria, rientra nelle tasche delle nostre cioè delle famiglie, non si sperimenta con i soldi, per cui riteniamo in questo caso di voler sospendere il giudizio e aspettare la prossima delibera, per cui ci asteniamo. Grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano, prego. Sì, grazie Presidente. Ma io rivendico e difendo la scelta di aprile, che per noi è stata una scelta politica, quella di votare a favore della mensa a consumo. Anzi, io stesso ho presentato un'interrogazione all'assessore Perego per invitarla, ancora quando c'era il precedente metodo di tariffazione, a passare a quello a consumo, perché era più equo da questo punto di vista, almeno così veniva applicato in molti comuni, e quindi un conto è stata quella che è stata una votazione politica. Poi è subentrato una valutazione tecnica, cioè il come vengono definite le tariffe, il portarle da 4 a 8 se non sbaglio, rimodulare tutti gli scaglioni di reddito e le fasce di reddito. C'è un aggravante, il confronto con i genitori secondo noi non è stato fatto in maniera corretta, nel senso che da settembre è stata quasi una doccia fredda per molte famiglie, ci si è trovati di fronte a degli aumenti che gli stessi uffici tecnici e la stessa amministrazione spesso mi è sembrata in affanno, in difficoltà nel doverli giustificare. Ci sono stati moltissimi tavoli, confronti e quant'altro che hanno portato, diciamo, a una soluzione, che è una soluzione che voglio valutare come tampone, anche voi stessi la definite come tale, perché mantenete il livello di sperimentazione. Questo è chiaro che l'analisi iniziale aveva delle lacune, allora la prossima volta tanto vale proporre un cambiamento e portare delle soluzioni quando il progetto sta in piedi, non strada facendo. E, pertanto il nostro sarà un voto contrario alla delibera, anche perché la rimodulazione delle fasce sta penalizzando famiglie che, ahimè, non sono benestanti ma sono in difficoltà anche loro. Grazie. Grazie consigliere Di Stefano. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole, e aggiungo anche che non è vero che non c'era il discorso della rimodulazione delle fasce, era ben chiaro il fatto che siano rimodulate le fasce, e si fece al tempo, alla delibera di aprile, si fece riferimento subito al discorso dell'ISEE istantanea, proprio per invitare le famiglie
a utilizzare questo strumento per capire effettivamente quale fosse la fascia ISEE di appartenenza. Si parlò appunto di rimodulazione delle fasce per un principio di equità sommato a quello poi del pasto a consumo. Si è migliorata questa delibera, come abbiamo detto prima si è corretto il tiro e speriamo che si possa migliorare ancora più avanti in fase di sperimentazione. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone, prego. Grazie Presidente. Dunque, alcune brevissime precisazioni. Innanzitutto l'assessore ha rivendicato la trasparenza e il dialogo e noi saremmo lieti che la prossima volta potesse rivendicare anche l'osservanza del rispetto del diritto delle opposizioni, fornendo in commissione in tempi utili i documenti che poi si andrà a discutere. Un'ulteriore osservazione, lei ha citato la sua citazione e discussione non è ostacolo alla democrazia, ma anche è vero che non è ostacolo alla democrazia solo se la politica riesce a fare sintesi della discussione. Non mi pare che questa sera la maggioranza sia stata in grado o capace di fare sintesi della proficua discussione che è emersa anche da parte delle opposizioni. E l'incapacità della maggioranza di fare sintesi della discussione deriva proprio dalla intervento del consigliere Romaniello, dove citando il nostro gruppo ha saputo decontestualizzare il nostro intervento dell'aprile del 2012 rendendolo superfluo la sua decontestualizzazione, perché noi all'epoca chiedemmo soltanto dei chiarimenti in quanto avevamo intravisto nella diversificazione delle somme dei costi applicati alle varie scaglioni di reddito delle diseguaglianze. Quindi credo che se si vuole fare delle osservazioni all'avversario, perlomeno che siano comunque complete e pertinenti. Inoltre io ho notato invece una circostanza abbastanza curiosa dai banchi della maggioranza, cioè una discrepanza di opinioni e di vedute tra il consigliere Romaniello e Rivolta, perché il consigliere Romaniello ha terminato la sua lunga esposizione dicendo che si auspica ed è sicuro che si potrà arrivare ad una riduzione del bando del 10-15%. Questo in sostanza viene smentito da quanto affermato il consigliere Rivolta, il quale, richiamando l'intervento del governatore Zaia, ha detto che sostanzialmente il costo previsto da questo bando è più che equo. Quindi insomma non credo che anche su questo aspetto ci sia un allineamento. La realtà di questa discussione di questa sera è che sono emerse una serie di criticità incontrovertibili dove la maggioranza non ha saputo dare nessun tipo di risposta. Per noi è un'ulteriore occasione persa, quindi il nostro voto sarà contrario e auspichiamo che possa essere rivisto comunque in seguito l'atteggiamento da parte della maggioranza su questi criteri di applicazione dei costi delle mense. Grazie. Partito Democratico, consigliere Rivolta, prego. Scusi Presidente, ma ho chiesto di fare io la dichiarazione visto che sono stato tirato in ballo. Allora, consigliera Landucci, va tutto bene, ma non è che nella delibera non ci fossero le fasce e non si fosse riparlato di una rimodulazione delle fasce. È una rimodulazione delle fasce nella delibera che abbiamo votato, adesso la data non me la ricordo, nell'anno scorso, nella rimodulazione delle fasce ci stanno delle scelte, semplicemente nell'ampliamento del numero delle fasce. Quindi onestamente dire che non è stato detto, tanto più che di questa vicenda come di altre sulla questione dell'equità e della necessità di andare incontro alle fasce di difficoltà l'abbiamo detto e ridetto a proposito di ogni passaggio che riguardasse tariffe o vicende di questo genere. Un appunto brevissimo, non considero quelli sopra i 25.000 euro persone ricche, ma sicuramente persone che hanno ancora una capacità di risparmio. Sarebbe bello una volta fare un dibattito. Il problema è che se comunque lei lascia libere delle risorse a delle fasce in grande difficoltà, quei soldi rientrano immediatamente in circolo, è una questione, è una legge economica. Se invece quei soldi vengono lasciati a disposizione di persone che hanno un buon reddito, più difficilmente rientrano in circolazione e quindi da un punto di vista dell'economia conviene che qualsiasi aiuto si metta a disposizione sia spinto nelle fasce più basse, perché sicuramente vengono spese.
è quello che dovrebbe fare l'Unione Europea, che dovrebbero fare i paesi europei per rimettere in movimento l'economia, cioè distribuire verso il basso anziché verso l'alto, perché quei soldi vengono immessi immediatamente nel circuito, vengono spesi e danno, come dire, un sostegno al consumo e allo sviluppo. Ma questo è un dibattito, come dire, che sarebbe bello una volta fare con calma. E per quanto riguarda la discrepanza tra me e il consigliere Romaniello, consigliere Caponi, io poi, se noi diciamo tutti la stessa cosa, ci viene detto che siamo dei pecoroni. Se qualcuno auspica che ci possa essere una riduzione e qualcuno con magari qualche elemento in più, avendo assistito alla costruzione del bando, dice guardate che è difficile, ma comunque questo dibattito, che noi vogliamo o no, lo ripeto, è un bando pubblico. E il costo di un bando pubblico, lo ridico, è basato dai criteri che si fissano nel bando. Allora, il prossimo bando, facciamo una bella discussione e ci spiegate come ridurre il costo del pasto. Oppure tutti insieme concordiamo, togliamo il biologico, togliamo una serie di cose, togliamo il controllo della mensa, della qualità, perfetto. Perché è su quei criteri che si costruisce un bando. Un bando poi è una gara pubblica. Quindi non è che la discussione tra me e il consigliere Romaniello è tra chi nel prossimo bando si batterà per ridurre il costo e chi invece si batterà per aumentare il costo. Beh, è un po' strana questa cosa. Semplicemente si tratterà di discutere un altro bando. Io non credo che si andrà a una riduzione, forse si andrà a un contenimento, perché siamo in un'epoca in cui casomai non aumentano i prezzi. Casomai non aumentano i prezzi. Punto. Fine. Una riduzione di un costo di un bando fatto 5 anni fa, ecco, direi che è abbastanza illusorio pensare che si possa ridurre. Sì, me la sento, contraddico il consigliere Romaniello, non ho nessun problema, come dire, conosco i costi delle cose direttamente, li affronto quotidianamente, ho la presunzione di poter dire che purtroppo se arriveremo a un contenimento del costo sarà un grande risultato, potremo arrivare a una riduzione se tutti insieme sceglieremo di abbassare alcuni criteri che sono legati alla qualità della mensa. Punto. Il nostro voto è evidentemente favorevole. Grazie al consigliere Rivolta, quindi sottopongo a votazione la delibera indicata all'ordine del giorno. Inizio votazione, prego. Cosa facciamo? Chiudiamo? Sì. Chiusa votazione. Voce da senso chiuso. Presenti al voto 25, contrari 8, astenuti 2, favorevoli 15. Consiglio approva. Antoniolo, come mai è acceso il... Io ho votato. Può spegnere? Microfono. Grazie. No, è giusto. 8 contrari. Qualcuno ha votato contro qua. Lucia ha votato. No, chi è l'appennato? Quindi, consigliere Teormina, può dirlo al microfono acceso? Grazie. Sì, allora chiedo scusa, ho sbagliato la votazione, era un sì, non era un no. Chiedo di nuovo scusa, grazie. Grazie a lei. Andiamo alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Partecipanti al voto 25, contrari 7, astenuti 2. Favorevole 16. Il Consiglio approva. Sì. Abbiamo la votazione dei verbali e poi c'è la manifestazione di intenti che abbiamo firmato. Passiamo all'approvazione dei verbali delle sedute di Consiglio Comunale dei giorni 28. Presidente, devo fare un intervento io sui verbali, Prego. Ricordo che vorrei interpretare la
non è che... Va bene, la parola al consigliere La Miranda, in merito all'approvazione dei verbali. Prego. Grazie, signor Presidente. Farò tesoro in relazione al verbale... Mi scusi, prego, signor consigliere La Miranda, no, ci sono delle richieste, se lei è sempre d'accordo. Se postergate l'approvazione del verbale, non diventa vincolante e quindi... Il problema è il momento in cui mi fate diventare vincolante il testo del verbale di seduta del 16 dicembre. Io devo rettificare il contenuto, o meglio, devo chiarire il contenuto di ogni singola parola che ho affermato e che è stata trascritta. Non ho problemi perché ho detto il contenuto del verbale ad oggi non fa fede, quindi nel momento in cui è approvato ufficialmente dal Consiglio Comunale fa fede. E quindi io devo fare l'interpretazione autentica delle mie dichiarazioni in aula, perché sennò non usciamo. No, voglio dire, va bene, possiamo rimandare al... Se non c'è problema per il segretario comunale a livello di... Siamo tutti d'accordo a ritirare... Approviamo il verbale... La proposta in atti è completa così, per cui anticipare una parte e stracciarne un'altra, se non ci sono problemi per il Consiglio, si posticipa la trattazione lunedì prossimo. Per la manifestazione di intenti? Va bene, allora sì, trattiamo solo la manifestazione di intenti che abbiamo firmato tutti noi, come, quindi no, anche per comunicarlo al pubblico, giustamente, noi tutti i gruppi consigliari, noi praticamente tutto il Consiglio, abbiamo presentato una manifestazione di intenti per l'intitolazione di uno spazio pubblico all'ispettore capo di polizia del commissariato di Sesto San Giovanni, Antonino Crisafulli, investito mentre generosamente tentava fuori servizio di prestare soccorso a persone coinvolte in un incidente stradale. Con questo atto istituzionale si chiede alla Prefettura o al Ministero dell'Interno di concedere la deroga alla legge 1188 del 27, dove recita che nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni. Quindi questa noi è una richiesta di deroga alla Prefettura o al Ministero a questo articolo di legge della legge. Quindi la mettiamo in votazione. Inizia votazione, prego. Non funziona, inizia. Un attimo, sì, prego, prego. Va bene, iniziamo. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno. Favorevoli 24. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie per la vostra partecipazione. Buonanotte a tutti.